e metodologica dei processi legati, diciamo, al processo di architettura. Ho aderito con particolare entusiasmo, diciamo, a questa call. E che poi si è sostanzialmente tradotta nel numero 15, che è quello che oggi sostanzialmente celebriamo, se posso usare questo termine, lasciatemelo usare. E, ho aderito con particolare entusiasmo anche perché affronta una tematica che in qualche maniera mi appartiene e appartiene a quella generazione antica, che è quella mia, che si è sostanzialmente nutrita di una teoria, ma anche di metodologie che legano in modo strettissimo il rapporto tra tipologia e morfologia. È anche vero che questa mia esperienza e questa mia, tra virgolette, posizione antica mostra anche come questo rapporto si sia sostanzialmente già da allora, con forti momenti di criticità, vorrei qui elencare, ma non lo farò, le interpretazioni del termine tipo e tipologia affrontati, diciamo, in questi anni, dai numeri monografici di Casabella alle definizioni dello stesso professor Purini e altro. E non vorrei citare perché altrimenti dimentico, come dire, una serie anche di persone importanti che hanno contribuito al dibattito in questo momento. Quindi è un rapporto che io penso che io ancora pratico in maniera personale e ancora pratico all'interno dei solchi che la teoria le teorie dell'architettura in qualche maniera affrontano ancora. E, in questo numero io ho provato, come ho scritto, diciamo, in maniera molto, molto modesta, insomma, a Giuseppe Strappa, che è sostanzialmente l'anima di questa rivista, insieme a una redazione coraggiosa che opera in maniera continuativa e con ostinazione, che ringrazio e qui non nomino, sempre per evitare che dimentichi qualcuno. E, ho lavorato quando ho accettato, diciamo, questa call, perché avevo come bisogno di dare una risposta anche a me stessa sulla questa relazione, diciamo, strettissima che intercorre tra questi due, sostanzialmente, io direi fenomeni, cioè tipologie e morfologie, che noi teniamo insieme, ma che spesso hanno anche esiti e strade privilegiate, insomma, a volte l'una e l'altra si distaccano, soprattutto nel momento fondamentale del progetto, diciamo, d'architettura. Ho lavorato tenendo questa mia esperienza in filigrana. E ho trattato, diciamo, l'articolo, insomma, che leggerete, insomma, all'interno, ma non di questo voglio parlare, l'ho trattato come se fosse un palinsesto, cioè un foglio già scritto, cioè una mia esperienza già ma scritta, maturata, ma forse anche con un piccolo distacco, ho provato a riscrivere come tutti gli autori di questo numero hanno fatto. Autori che si sono appunto confrontati con questo, ma oggi ne vedremo, diciamo, l'esito, ma soprattutto sono curiosa poi di capire come i tre nostri ospiti interpreteranno e in qualche maniera aggiungeranno sicuramente a noi tutti una conoscenza, insomma, profonda di questa tematica. Io non mi voglio dilungare. Ma ovviamente porto i saluti del rettore, che non esclude la possibilità di poterci raggiungere non appena il CDA si concluderà. E passo la parola direttamente al direttore del Dipartimento di ICAR, il professor Carlo Moccia. Grazie Loredana, buon pomeriggio, grazie a tutti voi che siete numerosi in quest'aula e la fate rivivere, grazie ai miei amici, professori illustri che hanno accettato l'invito e sono presenti oggi. Molti di loro, anche dei cari amici, Giuseppe Strappa, Alberto Ferlenga, il professor Leiter e il professor Purini. Io vorrei, oltre che ringraziarvi, della presenza e darvi il benvenuto appunto nella nostra scuola. Vorrei provare a fare un piccolo ragionamento, diciamo, perché il tema che affronterete oggi in questo convegno, in questa discussione,
Io credo sia un tema centrale per il futuro dell'architettura italiana, sia un tema centrale per il futuro della città e dei territori italiani. Come Loredana Fiorelli diceva, è ovviamente un tema antico. La relazione tra tipo e morfologia ha segnato per tanti di noi la nostra formazione e anni di ricerca. Quello che vorrei dire, per cominciare questo ragionamento, è che questo pensiero, il pensiero morfologico applicato alla città, io credo sia essenziale per non cadere in una dimensione modesta, funzionalista o di risposte a domande già date, che occasioni importanti, oggi abbiamo discusso nel Senato. Come il PNRR, nelle sue articolazioni, potesse diventare un orizzonte per la ricerca del Politecnico, per la didattica del Politecnico. Tutti i temi che si propongono con una grande urgenza, tutti i temi che giustamente, diciamo, la politica riconosce come essenziali per il futuro del nostro paese. Sono temi sui quali noi ci dobbiamo applicare con un pensiero morfologico. Il contributo che l'architettura può dare alla cultura del nostro paese, anche alla vita civile del nostro paese, deve svilupparsi nel piano morfologico. L'architettura si occupa di forme, città è una forma, noi dobbiamo affermare con forza, io voglio affermare con forza, e sono sicuro che in questo consesso tanti di voi saranno d'accordo con me, che sia necessario riflettere sul fenomeno della città, ma sul fenomeno dei territori contemporanei, sulla condizione della città in estensione, sul valore dei paesaggi naturali, sul senso delle infrastrutture. Ecco, su tutte queste questioni, che sono le questioni della contemporaneità, noi dobbiamo riflettere rivendicando la necessità di un pensiero che si concentri sul valore, sul senso della forma. Per fare questo abbiamo bisogno di un punto di vista, abbiamo bisogno di una teoria. Tutte le teorie si costruiscono evidentemente all'interno di un corpus disciplinare, ma tutte le teorie costantemente vengono messe alla prova nella loro capacità di interpretare la conoscenza del mondo, ma anche nella loro capacità di costruire le condizioni perché il mondo sia trasformato in una prospettiva di maggiore senso o, se volete, anche bellezza. E io credo che collocandoci all'interno del pensiero morfologico, riconoscendo l'eredità di cui in modi diversi tanti di noi, di autorevoli, molto autorevoli, diciamo alcuni, hanno condotto questa ricerca nel Novecento italiano, nel primo ventennio di questo secolo, e dobbiamo però riconoscere alcuni punti di problematicità, diciamo, della tradizione consolidata in questo atteggiamento conoscitivo e in questa teoria che appunto vede nel rapporto tipo morfologia una chiave per interpretare il fenomeno della città. E io credo che ci si debba, diciamo, interrogare, ho provato prima a descrivere alcune condizioni, i paesaggi aperti, il paesaggio naturale che è così significativo nella condizione della città in estensione, come diceva Samonà, no? Che è la condizione della città contemporanea e il prevalere degli spazi liberi aperti nella sintassi che costruisce, diciamo, questa città, propongano dei temi proprio sul piano morfologico che la teoria deve affrontare, ricalibrando o ridiscutendo le categorie attraverso la cui la teoria costruisce l'interpretazione della città. E questa io credo sia una questione importante rispetto alla quale, diciamo, ci si deve porre in spirito di verità, riconoscendone anche le difficoltà. E altra questione che volevo porre è, e
che però è già contenuta in questo ragionamento sulla teoria che interpreti la condizione della città e del territorio contemporaneo. È quella della teoria che ne pensi la sua trasformazione. Io credo, questo è il breve contributo che voglio dare alla discussione di oggi, che esista un rapporto molto forte tra una idea di città e gli strumenti attraverso cui le architetture costruiscono le città. Gli strumenti proprio del progetto, le tecniche, diciamo, del progetto di architettura. Venendo in macchina, ricordavo un passaggio bello scritto da Alberto Ferlinghe a proposito di Berlino e di Schinkel, ma si potrebbe fare questo ragionamento per rimanere sempre in ambito veneziano, su Palladio e Venezia. Questi architetti hanno costruito con il loro lavoro una reinterpretazione delle città su cui si applicavano. Le loro architetture hanno, evidentemente, corrispondendo ad un'idea rinnovata di città, se volete, di bellezza dello spazio, di relazioni possibili tra gli elementi di cui la città si compone, hanno pensato una nuova sintassi tra gli elementi di cui la città Venezia o Berlino si sarebbe composta, e hanno messo a punto delle tecniche che noi studiamo, che possiamo descrivere, possiamo riconoscere proprio nel loro costituirsi come tecniche del progetto urbano, delle tecniche nuove che hanno introdotto all'interno della grande esperienza del progetto di architettura delle discontinuità, dei salti di, come si dice, di episteme. E anche questa credo che sia una questione importante, diciamo, da assumere frontalmente, riconoscendone almeno il senso di problema. E penso che se riusciremo a fare questo, se riusciremo a misurarci riconoscendo la capacità che i nostri strumenti di lettura dei territori hanno di descrivere, di interpretare il fenomeno della città-territorio contemporaneo, se riusciremo a riconoscere il problema che è sempre il problema dell'architettura, no? Della costruzione continuamente rinnovata di un'idea di città da cui derivino poi le tecniche del progetto di architettura, in questo caso del progetto urbano, noi sapremo corrispondere a quella tensione di cui dicevo all'inizio, cioè rendere l'architettura per la città necessaria per il futuro del nostro paese. Grazie. Buonasera a tutti, porto i saluti del Presidente dell'Ordine degli Architetti di Bari, l'architetto Mastro Nardi, che purtroppo è impegnato a Roma, sempre per interessi relativi all'Ordine. Devo dire che sono particolarmente contenta in qualche modo di rappresentare il presidente in questo contesto, è proprio l'università in cui mi sono laureata e quando il professor Jeva mi ha proposto la coorganizzazione di questo convegno mi ha riportato un po' a tutte quelle riflessioni che si svolgeva da studenti durante il progetto e l'esame di carattere tipologico. Il professor Strappa è stato un mio docente e che rivedo con piacere dopo tanto tempo. Tutti, davvero, la maggior parte che sono stati docenti. E devo dire che è un tema particolarmente interessante. Io sono una libera professionista e mi sono trovata diverse volte ad affrontare problematiche legate alla rigenerazione urbana e l'intervento all'interno di spazi urbani è fortemente collegato il progetto, un po' quello che diceva anche il professor Morcia, allo studio
della forma urbana. Cioè, è stato interessante riprendere, ricordare quelle esperienze. E ritengo che sia estremamente formativo che questi studi portino a delle riflessioni appunto poi sulla contemporaneità. E pensavo a quando il professor Iva mi ha contattato, io stavo rileggendo Le città invisibili di Calvino, ed effettivamente mi ha indotto a riflettere come tutte queste città, dalle forme incredibili, no, che lui ipotizza e inventa, di fatto non sono altro che la rappresentazione di alcuni caratteri della comunità di quella città, anche se portati a una dimensione estrema, paradossale. E quindi sempre la forma del luogo, la morfologia, in qualche modo era collegata a quelli che sono i caratteri identitari della comunità, quindi intervenire in un progetto basandosi sullo studio, sull'analisi di quelle forme, diventa anche un modo per, come dire, ricucire un'identità del luogo, ma anche una possibilità di riconoscibilità per le comunità in quel luogo. Quindi le riflessioni di oggi credo che ci porteranno un po' anche a capire appunto come evolvere questa morfologia, come intervenire in luoghi che oggi sono contemporanei, quindi un po' parlare anche di noi, no? Della nostra identità di oggi. Quindi vi ringrazio e lascio sicuramente spazio ai professori e ai relatori. Buonasera. Buon pomeriggio a tutti. È la prima volta che presentiamo ufficialmente la rivista. La nostra rivista va avanti da ormai credo 8 o 9 anni. È arrivata al numero 15, però è la prima volta che la presentiamo pubblicamente. E per questo ringrazio il Politecnico di Bari perché non solo ci ha ospitato, ma ha supportato con convinzione, diciamo, questo incontro, l'incontro di oggi. E non è un caso che la rivista venga presentata per la prima volta a Bari. E come si diceva, Bari per noi non è un posto qualsiasi. Bari è il luogo dove, diciamo, in un periodo di intensa riflessione, della facoltà, nel momento della sua fondazione, questa cosa è andata avanti per almeno una decina di anni, credo che la morfologia urbana, come è stato ricordato, ha avuto un ruolo importante. E molti dei colleghi che partecipano alla redazione hanno anche contribuito direttamente o indirettamente al dibattito sulla formazione della scuola di Bari. E oggi la redazione, vorrei ricordare, della nostra rivista è composta per grossa parte da insegnanti o comunque, diciamo, amici collegati con il Politecnico di Bari. Vorrei ricordare Annalinda Neglia, Matteo Ieva, Mariangela Torchiarulo, Nicola Scardigno, Giuseppe Rociola, Antonio Camporeale. Non è nemmeno un caso che, diciamo, questa presentazione venga fatta in occasione del numero 15, che è un numero dedicato alla morfologia urbana, alla situazione degli studi in Italia di morfologia urbana oggi. Forse avrete notato che la nostra rivista si occupa di morfologia urbana, ma il termine morfologia urbana non compare nel titolo. La nostra rivista si chiama UPD, U plus D, e il titolo è Urban Form and Design, quindi forma urbana e progetto. E non l'abbiamo scelto a caso, diciamo, questo nome, l'abbiamo fatto dopo una certa riflessione, proprio perché volevamo sottolineare il carattere aperto della nostra rivista. Le riviste internazionali si chiamano Urban Morphology, il termine Urban Morphology c'è sempre dentro. Noi l'abbiamo evitato accuratamente, tenendo ben conto della situazione del dibattito in Italia, che è una situazione conflittuale, diciamocelo.
noi specialmente, che diciamo in qualche modo facciamo capo più o meno direttamente alla scuola muratoriana, questa cosa la conosciamo molto bene. La morfologia urbana è un territorio anche di divisione. E quindi abbiamo cercato di dare Esatto. questo segnale di massima No, no. apertura, di dialogo con tutte le componenti, Capito sul diciamo, distante un attimo. che si interessano di questo problema. E però questo numero invece è dedicato direttamente alla morfologia urbana. Sì, funziona. I due termini, morfologia urbana e studio della forma urbana, apparentemente sono due termini sinonimi, ma in realtà sappiamo bene che nell'uso non lo sono. La morfologia urbana è un aspetto dello studio della forma urbana. Ha, diciamo, sue tecniche particolari. È uno studio che in qualche modo insiste sul, direi, l'aspetto razionale, trasmissibile e soprattutto dimostrabile degli studi, dimostrabile. Io credo che questo termine della dimostrazione sia centrale. Il problema della dimostrazione è stato centrale nella formazione di questa facoltà. Qualche tempo fa, proprio con Loredana, ragionavamo di questa specie di Bibbia segreta che era il libro di Lucio Russo sull'insegnamento della matematica nei licei, che era un argomento particolare, ma poi per estensione Lucio Russo parlava della formazione in Italia, no? Che dal dopoguerra ad oggi lentamente, no? Si è trasformata nella formazione di consumatori. La matematica, lo diceva, ha perso il contatto con il centro della geometria euclidea, quindi con la funzione della dimostrazione nella formazione degli studenti, era diventata, diciamo, una geometria, una matematica che era essenzialmente per consumatori, cioè cose che vengono constatate. Ecco, questo nei discorsi che facevamo avveniva, secondo noi, anche nelle facoltà d'architettura. Quindi era fondamentale i nostri insegnamenti fossero insegnamenti tesi alla dimostrazione. Io direi che questa cosa è particolarmente evidente nella didattica d'architettura. Non esiste quasi più, a parte alcuni corsi, ma insomma, non esiste quasi più la dimostrazione. I corsi di insegnamento di progettazione sono basati, in base a questa idea, diciamo, del dominio del presente, sono basati sulle esposizioni di figure di architetti, figure magari anche eroiche, no? Ma l'esegesi del testo, no? Prendo questo termine da un'altra disciplina, ma insomma per noi significa lo studio del divenire, no? Dei tessuti urbani, degli organismi urbani letti nel loro divenire, e questo ormai è quasi scomparso, che invece è lo studio fondamentale perché non solo dimostra la necessità e la razionalità di alcuni fenomeni di trasformazione della città e dell'architettura, ma ne dimostra anche la lingua, il linguaggio e l'espressione. Quindi è diciamo, un argomento fondamentale rispetto al quale, secondo me, noi dovremmo indagare. Allora, questo per dire che questo tema della morfologia urbana, sebbene molto esteso, non comprende, non coincide con lo studio sulla forma urbana. E questo è il motivo per cui, dovendo costruire un numero sulla morfologia urbana, abbiamo invitato una serie di architetti che ritenevamo fossero coinvolti, interessati direttamente o indirettamente, anche in forma critica, no? A questo problema, diciamo, della lettura della forma urbana attraverso strumenti razionali, trasmissibili, documentabili. Ovviamente ci sono delle omissioni. Cioè, chiediamo scusa, ma insomma questo è inevitabile, credo che nella costruzione di ogni rivista che abbia un progetto dietro questo non sia evitabile, e però abbiamo pensato di invitare questi autori non direttamente a fare un articolo, ma a partecipare a una giornata di studi attraverso la quale si potesse costruire un progetto di rivista, progetto del numero. È una cosa che noi abbiamo sempre avuto un po' in testa, non diciamo produrre numeri come insieme di articoli, no? Ma come un progetto di rivista,
rispetto alla quale poi si organizza, come in un progetto d'architettura, rispetto alla quale si organizzano le diverse cose. Non ci siamo riusciti, perché ci siamo resi conto che i tempi sono cambiati, noi avevamo in testa casa bella continuità, insomma, diciamo, opposition, no? Tempi completamente diversi, nei quali esisteva una coinè che produceva una rivista come progetto, perché esisteva un pensiero comune e condiviso dietro. Però, nonostante questo, pensavamo che perlomeno, diciamo, questo incontro potesse produrre, diciamo, degli articoli non scoordinati tra loro, che tenessero presente, diciamo, un argomento comune. Credo che forse in parte ci siamo riusciti, non sta a noi comunque, ecco, dirlo, no? Non sta a noi dire se siamo riusciti in questo. Devo dire, noi abbiamo avuto qualche feedback positivo. Qualche giorno fa è uscito l'ultimo numero di Urban Morphology, che è per noi la rivista internazionale più importante. C'è un lungo articolo di Howard Samuels, quale parla, un articolo dedicato a questa giornata di studi, e lui esprime meraviglia rispetto alla quantità e intensità del dibattito sulla forma urbana in Italia. E evidentemente non è notissimo all'estero. E questo, diciamo, ci dà una certa soddisfazione. Non vorrei togliere troppo spazio agli interventi, però vorrei fare un'ultima osservazione. Una cosa che è venuta fuori, secondo me, in maniera molto chiara da questo numero, dagli articoli che si sono succeduti, è il declino, la decadenza delle scuole di morfologia urbana. Le scuole di morfologia urbana e forse le scuole di architettura in Italia si sono quasi completamente dissolute. È chiaro che esistono le appartenenze, esistono, diciamo, i filoni di pensiero rispetto ai quali, diciamo, si riconoscono specificità. Ma la scuola, intesa come comunità scientifica che, diciamo, riconosce al proprio centro un maestro, questo non esiste più. Noi siamo, almeno da una generazione, orfani dei maestri. Rossi è morto nel 1997. 10 anni prima era morto Gianfranco Caniggia. Agostino Renna è morto più o meno nello stesso periodo. Cavalieri Murat è morto più o meno in quel periodo. E dico Cavalieri Murat, che per me è stata un po' una sorpresa il fatto che avesse il ruolo di maestro per le scuole di morfologia urbana. È una sorpresa che però è stata, diciamo, chiarita in maniera molto puntuale da un articolo di Marco Triscioglio, che parla appunto di questa scuola, diciamo, di morfologia urbana del Politecnico di Torino, nel quale la figura di Cavalieri Murat aveva un ruolo centrale. Allora, perché avviene questo? Non perché non esistano più grandi figure. Io credo perché il maestro non è il pioniere, no? Lo studioso particolarmente profondo, no? Che riesce a trascinare studiosi, epigoni, eccetera. Il maestro è un riconoscimento, è una comunità scientifica che riconosce al proprio centro la funzione, diciamo, non so, di comunicazione, di sintesi, di sintesi nel maestro. Quindi forse esagero un po', ma direi che è quasi indipendente dal valore vero del maestro. È una figura che è un prodotto più della comunità scientifica che delle capacità del maestro. Forse potrei fare anche qualche esempio dal mio punto di vista, ma insomma, chiaramente non lo faccio. Allora, io credo che questa morte, diciamo, dei maestri sia un po' lo specchio della situazione contemporanea. Cioè, non è la mancanza dei maestri che ha determinato questa situazione, è la situazione che ha determinato il non riconoscimento di maestri all'interno, diciamo, della ricerca sulla morfologia urbana. E questo credo che sia una cosa molto interessante per noi, che crea uno stato di incertezza, uno stato di confusione, dove le cose si fondono insieme in modo molto fertile, in modo molto utile. È sicuramente un periodo di crisi, e come sempre nella storia dell'architettura i periodi di crisi sono poi i periodi di massima produzione, i momenti nei quali le cose si trasformano e si rigenerano.
Per questo io sono ottimista rispetto al futuro, moderatamente ottimista rispetto al futuro degli studi di morfologia urbana. Vorrei concludere ringraziando tutti gli autori che hanno partecipato a questo numero 15 e al prossimo numero 16, che sarà complementare, diciamo, al numero in uscita. I saggi che hanno scritto sono di alto livello, a mio avviso, e qualcuno anche di grande spessore. Lo dico non in maniera retorica, sono convinto di questo. Alcuni di questi saggi, poi li leggerete, sono effettivamente importanti e credo che rimarranno anche in futuro. E naturalmente voglio ringraziare i partecipanti, gli studenti del Politecnico di Bari, i docenti del Politecnico di Bari, i colleghi dell'Ordine degli Architetti di Bari che hanno partecipato a questa iniziativa. Grazie a tutti. Bene, buonasera, prima di tutto e un grazie per l'invito. Il numero della rivista, l'ha già detto Giuseppe Strappa, è un numero denso di temi, di motivi, di interpretazioni, e quindi ci vorrà, almeno mi ci vorrà un po' di tempo per metabolizzare i contenuti che ci sono. Io non ho tempo per fare un discorso completo sull'argomento, quindi mi esprimerò per punti velocemente. Cominciamo con alcune domande che mi pongo e che pongo anche a voi, sperando che qualcuno possa rispondere a queste domande. La prima domanda è questa: le città hanno un progetto di esistenza o vanno avanti per caso, caso dopo caso? Cioè, le città hanno un progetto? Berlino ha un progetto nella sua storia, Roma ce l'ha? Ce l'ha Londra o New York? Oppure va avanti per eventi casuali? Prima domanda. La seconda: è possibile conoscere veramente la città o è semplicemente possibile una sua conoscenza parziale e transitoria? Cioè, noi conosciamo la città? Io personalmente tenderei a dire che non la conosciamo se non in parte e per poco tempo, proprio perché mi riferisco a una famosa definizione di città che ha dato il grande Claude Lévi-Strauss, che l'ha definita appunto: la città è la cosa umana per eccellenza, cioè la cosa più umana che esista. Quindi conoscere la città è impossibile nella sua, diciamo, dimensione totale, ma è possibile conoscere parzialmente in modo transitorio. E per noi architetti soprattutto, ma qui non posso entrare nell'argomento, attraverso i progetti che noi possiamo fare per la città. L'unico modo è quello. Facendo un progetto conosciamo qualcosa, durerà poco, ma in quel poco tempo qualcosa noi riusciamo a cogliere. Poi una domanda che rivolgo specialmente al direttore della rivista, Giuseppe Strappa. Gli studi urbani, che sono in Italia in eclisse totale, tranne qualche rara roccaforte, sono una parte delle scuole di architettura o sono l'essenza dell'architettura? Io penso che gli studi urbani debbano essere il fondamento delle scuole di architettura, non possono essere qualcosa che sta accanto e convive con quelle che prima erano, quelli che prima erano gli aspetti dell'architettura in quanto sapere unitario. E oggi sono diventate, hanno preteso di diventare, questo è uno dei guasti delle nostre facoltà, discipline autonome. Noi abbiamo un corpo, il nostro corpo ha organi diversi, il cuore è molto diverso dallo stomaco, o dai polmoni, o dal cervello, ma poi costituisce un'unità. Quindi l'architettura è una e c'ha diversi organi. Uno di questi è l'urbanista, l'altro è la tecnologia. No, le scuole in Italia, non so se in altri paesi, so in Germania succede la stessa cosa, hanno preso a diventare discipline autonome. Appunto abbiamo, non so, architettura del paesaggio, poi abbiamo urbanistica, ne parleremo, poi abbiamo
composizione, poi abbiamo tecnologia, poi abbiamo estimo, sono tutte, diciamo, materie che erano all'interno di questa unità, che oggi invece si configurano come saperi autonomi. Quindi prevale un'idea specialistica dell'insegnamento dell'architettura, in cui gli studi urbani sono addirittura stati espulsi di fatto. Se facessimo una ricognizione delle nostre facoltà di architettura, troveremmo che alcuni residui di studi urbani si trovano in qualche facoltà, ma sostanzialmente sono scomparsi. Poi c'è un problema che secondo me dovrebbe essere oggetto nei prossimi anni, magari l'anno prossimo, spero almeno per me per poter leggerlo, qualcosa che riguardi, una rivista che riguarda la tua rivista, caro Giuseppe, che analizzi la divisione drammatica che c'è stata in Italia fra architettura e urbanistica. Ricordo un articolo, infatti dico anno, 1963. Ricordo un articolo straordinariamente bello e profondo di Manfredo Tafuri, Vieri Quilici e un altro, Piccinato, che riguardava la grande dimensione, in cui l'architettura era sistemata all'ultimo, diciamo, gradino di una scalità che era urbanistica, town design, architettura. Quindi l'architettura era la semplice derivazione di due dimensioni precedenti, che erano appunto urbanistica e town design. Il 63 è anche l'anno del famoso seminario di Arezzo, guidato da Quaroni, il quale si concluse con questa affermazione di Quaroni, che è stato anche mio maestro e relatore di laurea. Mi prendo la responsabilità come organizzatore di questo convegno di non parlare. C'era Aldo Rossi, Salvatore Bisogni, eccetera, e lì nacque la prima configurazione, diciamo, italiana della tendenza. Ebbe origine lì, poi continuarono a incontrarsi alcuni di questi architetti che erano presenti. Quindi, ma ci torno un attimo poi sulla tendenza. E poi, appunto, la divisione dell'architettura urbanistica è straordinaria, come fatto, perché ha, come dire, cominciato ad avere risultati profondamente negativi nelle nostre città. Sono sotto gli occhi di tutti. Aver separato l'architettura dall'urbanistica è stata una delle peggiori decisioni che le nostre facoltà hanno preso e che lo Stato ha accettato, dividendo il futuro della città tra previsioni generali, soprattutto dedicate alla pianificazione, e poi il progetto d'architettura, che era qualcosa che arrivava all'ultimo, quindi non aveva possibilità di rimettere in discussione alcune questioni relative anche a, poi ci arriviamo, al problema della morfologia. Alcune cose vanno dette. L'architettura italiana va completamente, la storia dell'architettura va completamente riscritta. Spero che ci siano giovani che lo faranno in futuro. In breve, che cosa è successo? L'idea di morfologia urbana, di tipologia urbana, nasce da una catena di personalità che hanno forgiato questo sapere. Si parte da il grande Gustavo Giovannoni, lettore di Camillo Sitte, si passa a Piacentini, lo voglio ripetere 3 volte, si passa a Piacentini, dimenticato dalla storia dell'architettura contemporanea e moderna e contemporanea, poi si va si arriva a Muratori e alla scuola muratoriana, finché non arriva che cosa? Il tremendo convegno del Roxy, a cui io da studente ho partecipato, in cui Zevi fece un processo terribile nei confronti di Muratori, che gli rispose con una cosa magnifica, io che ho ripubblicato nel 2004, quando ho organizzato un convegno sulla formazione degli architetti italiani e romani negli anni 60, che alla fine, diciamo, contiene questo intervento magnifico di Muratori. E lì fu un disastro. Perché un disastro? Perché dalla scuola di Muratori, dal pensiero di Muratori, che era stato professore a Venezia negli anni 50 e insegnava a caratteri distributivi, nasce ciò che sarà la struttura del gruppo architettura di Emonino e della tendenza nata nel 1973. Quella è la culla, nasce lì. Invece diciamo, la vulgata progressisti contro reazionari,
ha fatto sì che la genealogia muratoriana venisse seppellita assieme a quella di Caligia. Tra l'altro, fra Muratori e Caligia ci fu poi una polemica materializzata dalle accuse di Caligia in latino, scritte addirittura rispetto all'insegnamento di Muratori. E quindi diciamo, bisogna riscrivere queste cose, perché tanto per fare un esempio che, di cui nessuno parla, forse nessuno sa, Samonà, che è stato nel dopoguerra uno degli urbanisti più importanti d'Italia, dove aveva lavorato a Roma quando era venuto a Roma per stabilirsi e lavorare, dovendo insegnare a Napoli, lavorava da Piacentini, ha imparato tutto di Piacentini, ma Samonà, che io ho avuto modo di frequentare molto, diciamo siamo stati amici, non ha mai fatto un riferimento mai più a Piacentini, non l'ha più fatto. Lo stesso Samonà, quando si legge la storia della sua vita, c'è scritto Giuseppe Samonà, rettore dello IUAP 1945, è sbagliato apposta, per questo bisogna riscrivere la storia. Giuseppe Samonà, rettore IUAP 1943. Lui si autosospese per 6 mesi, aspettando il crollo della Repubblica di Salò, cosa che avvenne, e per cui poi fu reintegrato. Ma perché? Che problema c'era a non dirlo? Ecco, quindi bisogna intanto rivedere queste, quindi la genealogia diciamo, della morfologia urbana, del rapporto con la tipologia, nasce dalla linea Giovannoni, Muratori, Caligia, eccetera. Poi viene ereditata a sinistra, possiamo dire, fra virgolette, ma in realtà non era poi così, dal gruppo Architettura, da Aimonino, da Rossi, eccetera, eccetera, e quindi si crea una spaccatura che non era una spaccatura relativa al sapere, ma al modo con cui il sapere veniva strumentalizzato da una parte e dall'altra. Zevi, mi ricordo, nel corso del Comune Roxica, che ancora per me è qualcosa di tremendo quando ci penso, perché vedere uno come Zevi, straordinaria persona, poi ha plasmato la mia idea di storia dell'architettura, lui con la sua opera magnifica, però trattare in quel modo Muratori, mi sembra di assistere a una specie di duello mortale fra i due, con una però capacità di Muratori di sublimare questo conflitto, dicendo io sono un uomo di scuola, insegnare per me significa questo, questo e questo, elencò, eccetera, senza cadere in questo scontro feroce che ci fu in quei giorni. E per esempio Tafuri, giovane allora, si adeguò a questo clima e in qualche modo diciamo, scelse la linea quaroniana. Quaroni era presente al Comune Roxy, non disse una parola. Ma con Muratori aveva lo studio da giovane, quindi mi aspettavo che rispetto a questo assalto lui in qualche modo difendesse colui che era stato non solo un amico, ma avevano formato un pensiero, e invece lì Quaroni non disse una parola. Quindi con Benelli Roxi, eccetera. E quindi qui c'è un problema che sempre la rivista di Giuseppe Strappa penso che possa affrontare prima o poi, non so se in Germania è la stessa cosa. C'è una distinzione a Roma, che appunto bisognerebbe studiare perché, tra scuola di architettura, la facoltà, la Regia Scuola Superiore di Architettura e poi Facoltà di Architettura nel 1934, e la cultura architettonica romana. Sono due cose diverse. La cultura architettonica romana è stata straordinaria. Pensate che la Facoltà di Architettura di Giovannoni nasce perché c'era prima l'associazione artistica per fra i cultori di architettura, che erano degli architetti, ma anche delle persone che erano intese all'architettura, che avevano formato questo circolo che faceva iniziativa, hanno invitato Le Corbusier, per esempio, e tanti altri, hanno invitato anche grandi urbanisti europei, tra cui Rubelga, eccetera, cioè, facevano diciamo, una ricerca sull'architettura e appunto da questo contesto anche nasce la prima facoltà d'architettura italiana. Poi ecco un suggerimento a Giuseppe Strappa, sempre, forse la rivista sarebbe bello che si occupasse anche del concetto di morfologia, per esempio, che viene praticato alla scuola di Miami dal cosiddetto New Urbanism, che ha un'idea particolare appunto della morfologia, del rapporto alla tipologia, che andrebbe non escluso, diciamo, forse ci potrebbe essere in questo numero anche un articolo dedicato a questa,
diciamo, scuola fondata da Zibek e Duani. Allora, c'è un altro nodo che nella rivista è proposto, io vado avanti velocemente perché voglio chiudere fra qualche minuto. Città per parti. Che significa città per parti? Cos'è la città per parti? C'è il famoso progetto di Emonino, Dardi, Panella, eccetera, per la triennale 73. Se avessero realizzato un intervento divertivo, non avremmo avuto una città, un pezzo di città ben fatto, avremmo avuto una specie di collage, anche di tavola degli orrori moderni, diciamo, perché tutti i progetti che non c'entrano nulla l'uno con l'altro, messi assieme in modo anche quello in. Ecco, bisognerebbe capire in che cosa la città per parti entra nella dimensione morfologica più che la città cosiddetta macchia d'olio contro la quale la concezione città per parti si batteva. Ecco, bisognerebbe affrontare questo punto. A Roma abbiamo un intervento magnifico, che nessuno studia tranne qualcuno, di voi già forse l'avrà visitato, è un asse di 2,5 km come il corso, che unisce il Monte del Grano, che è un sepolcreto romano, che è il terzo per diametro a Roma, dopo quello di Augusto e quello di Castel Sant'Angelo. Dicono fosse la tomba di Settimio Severo, ma non si sa se è vero, appunto, se è vero, se è vero. Dritto 2,5 km, che finisce con la grande chiesa di Rapisardi del San Giovanni Bosco, che si vede nel film di Fellini, quando comincia la Dolce Vita, si vede proprio l'elicottero che sorvola questo viale. Ecco, quello è un intervento straordinariamente per parti, mai tenuto in considerazione da quelli che hanno studiato Roma, a cominciare da Italo Insoleda. Italo Insoleda. Ho detto che il seminario da Leggio, no, ricordo che la parola morfologia è stata inventata grazie alla cultura tedesca da Johann Wolfgang Goethe. E che cosa significava per lui morfologia? La morfologia era il modo attraverso il quale le cose acquisiscono riconoscibilità, identità e finalità. Questa è la morfologia. La parola l'ha inventata lui nel 1797 e l'ha impiegata in un suo saggio del 1817. Qual è la base di tutto ciò in Italia? Morfologia-tipologia, questo rapporto sacro, per così dire, tra virgolette. Una frase di Leon Battista Alberti, che non ci dobbiamo mai dimenticare. La città è una grande casa, la casa è una piccola città. Vale a dire, per l'Alberti, quindi per il pensiero rinascimentale italiano, l'architettura e la città sono la stessa cosa. Che cosa le divide? Semplicemente la dimensione scalare, ma la qualità. Quindi, diciamo, all'interno di questa definizione, se aver separato l'architettura dall'urbanistica e aver costruito gli specialismi come, diciamo, saperi autonomi, è stato un errore che noi stiamo pagando nelle nostre facoltà in modo straordinariamente caro. Poi c'è un'altra cosa, una domanda che mi pongo sempre, le domande iniziali. Come si impara a leggere la città? Come fanno i ragazzini di 5 anni, 6 anni a orientarsi? Come si impara a conoscere una città? Ecco, chi si occupa di morfologia dovrebbe, per esempio, affrontare questo argomento. Come noi metabolizziamo e costruiamo il concetto di morfologia, di forma urbana. Io penso che si faccia, che vada avanti in questo modo, in tre parole. Chi è piccolo fino a da 7 anni in poi capisce dove abita. Quindi controlla un intorno di 200-300 metri. Questo intorno è l'imprinting fondamentale della sua vita. Per me è stato il quadraro, appunto, il monumento, il Monte del Grano. Quella è la traccia mentale, quello lì, il quadraro, la borgata che poi Pasolini scoprirà. Ampliando il raggio con gli anni che vanno avanti, quello diventa la pietra di paragone degli altri ambienti. Quindi tutti gli altri ambienti sono decifrabili a partire da quel codice che io ho preso all'inizio della mia attività intellettiva. E poi faccio paragoni finché non ricostruisco il tutto. Ma questa ricostruzione ha un fondamento soggettivo e contemporaneamente un valore oggettivo. Ma come si relazionano questi due
valori non è ancora chiaro, e questo può essere un motivo anche di approfondimento delle questioni relative alla morfologia. E volevo citare un altro atteggiamento che io credo oggi fondamentale, che deriva dal situazionismo di De Boer, che è rappresentato dalla psicogeografia, la conoscerete tutti, no? Cos'è la psicogeografia? E c'è un libro fantastico, secondo me straordinariamente interessante, anche se del tutto infondato, non c'è nulla di fondato, che si chiama London Orbital di Jane Sinclair, che è un racconto, è una passeggiata a piedi, una famosa deriva debordiana di 240 chilometri, così è lungo il raccordo anulare di Londra, e questa città viene raccontata tra fantasia e realtà attraverso una descrizione magnifica in cui scopre delle assonanze che probabilmente non sono vere, ma hanno un fascino tale che veramente cominciamo a vedere Londra per quello che è. Quando vediamo per esempio il quadro del canaletto con l'immagine di Londra, con London Bridge, eccetera, e poi vediamo la stessa vista fatta da una fotografia contemporanea, vediamo i grattacieli da una parte e dall'altra, ecco, ci accorgiamo di quello, per esempio, che la morfologia urbana di Londra ha perduto e non ha guadagnato con quello che è stato fatto dopo. E questo è spiegato molto bene, appunto, nella psicogeografia, in questo libro di Ian Sinclair. Poi vediamo un po', finisco con la forma urbis. Secondo me la forma urbis ha questi significati. La forma urbis è come figura della città al suolo. Basta. Come è fatta la città nel suolo in cui sta? Come è fatta? Quali sono gli assi principali? Quali sono i riferimenti? A Roma, per esempio, quando guardiamo la pianta delle mura aureliane, le mura aureliane sono sostanzialmente un quadrato. Questo quadrato però ha due escrescenze, una a nord e una a sud, che costituiscono che cosa? L'immagine simbolica dell'aquila imperiale. Il becco dell'aquila e il muro d'oro. Questo l'avevo scoperto io, poi dopo averlo scoperto, che l'aveva scoperto Marcello Fagiolo, grande storico. Parlando con lui, ho detto, ma io questo l'ho scritto, meno male, eravamo concordato per le vie più diverse, io dopo di lui abbiamo, ecco. Quindi la forma come figura della città al suolo, che è fondamentale. Pensiamo a Venezia e, diciamo, la lite, fra virgolette, tra Tafuri e Vladimiro Dorigo sulla domanda se Venezia avesse avuto già un tracciato in epoca romana, quando c'erano solo vigne, Vineggia significa un posto dove si faceva il vino, e Tafuri invece pensava che Venezia fosse stata fatta dopo Aquileia, eccetera. Vladimiro Dorigo sosteneva che invece era urbanizzata, fra virgolette, prima ancora, quindi c'erano una serie di riferimenti, e Manfredo diceva, ma io su questo non posso pronunciare, però si capiva che era una stroncatura dell'interpretazione di Dorigo. Poi, secondo, la forma come entità spaziale. La forma è un'entità spaziale, cioè la spazialità di Roma è diversa dalla spazialità di Napoli, a proposito del quale Goethe dice che Napoli non ha una regola, ma tutto avviene per caso. Napoli è una città casuale, che non ha la regola che hanno altre città. Quindi la forma come accumulo, ordine, gerarchia di parti. Il terzo punto è la forma con rapporti tra pieni e vuoti. E all'interno di questo rapporto tra pieni e vuoti, quante sono le serie ordinate, ripetitive, e quali sono invece gli elementi eccezionali, i poli monumentali. Questo, diciamo, tu lo fai da sempre, quindi questo qua lo sai che è uno degli elementi di cui stiamo parlando. Poi la forma come espressione artificiale del supporto naturale. Se guardiamo la volumetria della Roma antica, la Roma dentro le mura aureliane, e possiamo vedere anche in che modo il costruire ha riplasmato il naturale, però non cancellandolo. Non so chi conosce Roma, conoscete via Cavour? Ecco, via Cavour ha una schiena, andando giù verso il Colosseo, verso i fori,
ha due file di palazzi, uno a destra e uno a sinistra. Quello a sinistra ha, diciamo, esposto su due fronti solo dal terzo piano in poi. I tre piani sono addossati al tufo. Quindi quella rupe tufacea, che era ondeggiante, è stata tagliata dalla strada nell'Ottocento, e quindi quel meandro, diciamo, di tufo vulcanico è stato cancellato dalla direzione, cioè, però non del tutto. Qui noi intanto vediamo delle scale che si proiettano verso l'altezza di questa rupe, quindi ci ricordano il suolo originario che ha dato forma alla città. Poi la forma come intreccio tra una realtà e la sua interpretazione. Come narriamo noi la città? Quali sono gli strumenti con cui descriviamo Venezia o Roma o Bari? La morfologia è anche racconto, non è soltanto, per esempio, rilievo o fare un plastico, come il plastico della Roma ottocentesca, che ancora viene conservato in Campidoglio, almeno di una parte. Per ultimo, la forma come struttura attiva. La forma è una struttura attiva, non è soltanto un sistema di segni fisici, è anche appunto una narrazione che ci parla di memoria e di memoria, memoria nostra, di memorie, orientamenti, interpretazioni, e soprattutto quello di cui parlava Walter Benjamin, con il quale chiudo, che è il perdersi nella città. Walter Benjamin diceva: l'arte di perdersi nella città. Quello ci dà la misura vera della morfologia urbana. E secondo me aver perduto questa perdita, scusate, anzi no, voglio insistere su questo raddoppio, aver perduto questa perdita delle nostre scuole è una delle cose peggiori che potevano capitare alle facoltà del futuro. E quindi bisognerebbe, grazie anche alla tua rivista, e te lo auguro, di convincere i presidi, eccetera, a reinserire una serie di insegnamenti che chiariscano se appunto la morfologia urbana è un aspetto tra i tanti degli specialismi che si sono imposti, o è il cuore dell'insegnamento dell'architettura, come io credo, nel senso proprio che dava Goethe a questa parola, cioè un sistema di significati molto complesso, ma anche metamorfi, si attraversano, si stratificano. E questa è proprio una dimensione che purtroppo si è perduta nelle nostre scuole e che noi, secondo me, assolutamente dobbiamo provare a ricostruire, a partire anche, questo lo ripeto per chiudere, a una riscrittura dell'architettura italiana del Novecento, perché è piena di errori ed omissioni. Aver cancellato la continuità fra l'insegnamento giovannoniano, piacentiniano, Piacentino ha scritto dei libri magnifici su Roma. Chi li ha mai più letti? Chi li ha mai più citati? I mai più citati, Il volto della città del 1944, è un libro fantastico. Samonà si è formato da lui, Piccinato si è formato da lui nel suo studio. E tutte queste cose sono state cancellate con una violenza e una stupidità. Ma che problema c'era a dire che Samonà aveva lavorato lì e ha appreso lì alcuni fondamenti della sua idea di urbanistica? Così come è stato un delitto avere reciso la linea muratoriana, costruendo la scuola muratoriana, Maretto, eccetera, Canigia e tanti altri straordinari studiosi architetti, che non hanno potuto più dialogare con gli altri. Questa è stata una perdita terribile, se ci pensiamo. Come se due partiti diversi, che lavorano sulla stessa cosa, non potevano più incontrarsi. Da qui appunto cortesemente rapina da parte del gruppo architettura dell'insegnamento muratoriano riciclato attraverso le influenze dell'architettura nordamericana, perché questo è il senso del concorso, con questo chiudo veramente, del concorso per le Barene di San Giuliano, vinto da muratori con diciamo Quaroni, il progetto di Quaroni definito vincitore morale. Se avessero realizzato il progetto di Quaroni, avrebbero distrutto il fascino della laguna.
Muratori propose tre soluzioni, non una, perché non aveva intenzione di realizzarla, ma dava indicazioni su come si doveva procedere. E ha dato tre indicazioni importanti. Una delle indicazioni importanti, senza che Le Corbusier lo sapesse, attraverso un giro molto compresso, ma non tanto, diventò la matrice del progetto per l'ospedale di San Giobbe. Perché la prima delle soluzioni di Muratori, la piazzetta del tipo della piazza a Venezia, eccetera, eccetera, con lo schema a turbina, fu recuperato dal gruppo di giovani che vinse lo secondo premio ex aequo dell'ospedale di San Giobbe, che fu consegnato come incarico, fu assegnato a Le Corbusier l'incarico di progettarlo lui. Ma il grande Le Corbusier non cominciò da zero, cominciò dal progetto dei giovani veneziani, che dovrebbero essere orgogliosi di questo, e a suo modo lo corresse, lo portò su un'altra dimensione, ma conservando quello schema muratoriano. Quindi, in quell'occasione, Le Corbusier fu muratoriano senza sapere. Anche lui, grazie. Professore, al podio per piacere. Al podio. Scusate, veramente avevo solo il compito di passare la parola a Alberto Ferlinga, ma non ho resistito alla tentazione di citare per questa cosa che tu dicevi rispetto alla frammentazione, al fatto che la condizione delle nostre scuole è quella che è, cioè una serie di insegnamenti autonomi uno rispetto all'altro. Volevo citare, visto che stiamo nella scuola di Bari, il libro di Claudio D'Amato, il quale parlava di organismo didattico, quello che dicevi, il rapporto di necessità fra i diversi corsi come se fosse un'architettura. È un libro importantissimo, secondo me non diciamo valorizzato come meriterebbe. Volevo soltanto fare questa brevissima osservazione e dare la parola ad Alberto Ferlinga. È lì, non so dove stai. Ti tocca, ma le conosci le immagini. Allora, buonasera. Si sente? Sì. No, questo. Allora, grazie per l'invito. Anch'io inizio con un ringraziamento alla Resistenza della rivista. Poi dirò qualcosa. Si tratta di una vera resistenza per molti versi, perché sì, forse alcuni osservano possono pensare che il dibattito sulla morfologia urbana in Italia sia ricco. In realtà non c'è nessun dibattito urbano se non degli studi interessanti, purtroppo limitati, che, come diceva Franco, non coinvolgono quasi per nulla le scuole d'architettura in Italia. Allora, permettetemi di cambiare un po' registro, nel senso che io farò una cosa divulgativa, cioè come se dovessi spiegare a qualcuno che non ha appartenuto, non ha vissuto come me e come molti di noi alcuni anni in cui alcune cose erano assolutamente scontate, e spiegare perché su alcune cose è meglio tornare. Inizio con una frase de Modè, una frase di, qualcuno forse se lo ricorda, Régis Debray, che è un giornalista francese noto soprattutto per essere riuscito a far catturare Che Guevara e ucciderlo, per distrazione, che poi ha una carriera tutta sua, ma negli anni 60 scriveva una frase lapidaria: ci sono molti modi per parlare della rivoluzione, ma c'è una concordanza necessaria fra tutti coloro che sono decisi a farla.
Allora, qui siamo un po' in una condizione del genere. Ci sono tanti modi per parlare del tema di cui noi stiamo parlando, dei temi che riguardano lo studio e leggere la città. Alcuni di questi hanno scatenato, come ricordava bene Franco, una serie di opposizioni. Sono stati collocati all'interno di quadri ideologici molto, molto differenti, hanno costituito elementi di freno, in alcuni casi, in qualche modo occultamento, lui lo diceva, insomma, di vicende importanti, dirò qualcosa anch'io, e in altri casi di accelerazione per brevi momenti della storia dell'architettura italiana del Novecento. Ma forse oggi non è più questa la questione, cioè ritornare su queste questioni da quel punto di vista, beh, forse vuol dire ripercorrere un dibattito interessante ma per storici, cioè un dibattito che ormai ideologie comprese, letture diversificate, modi molto spesso sull'orlo del millimetro di distinguere le cose, hanno un significato che è in sé, appunto, ma che potrebbe essere anche collocato in un ambito storico, perché invece è il problema che torna. Dicevo a qualcuno di voi che recentemente, in modo molto, devo dire, molto inaspettato, sono stato invitato da una serie di università molto lontane, Brasile, Stati Uniti, eccetera, a fare delle conferenze sulla tradizione dell'analisi urbana in Italia. Cioè, come se in qualche misura ci fosse un rientro, un ritorno sostanzialmente di alcune questioni. Ovviamente nessuno o pochi sapevano, o potevano entrare nel merito delle questioni di cui abbiamo parlato. Sono questioni note a noi, ai più vecchi di noi, e su cui anche siamo cresciuti, ma che poi celano, guardate oggi a distanza, un tema. Che senso ha oggi, ha ancora senso leggere le città? E perché ha senso? E ha senso leggere anche quelle città che non possono essere attribuite, per esempio, o lette attraverso delle dualità, come quelle di tipo morfologiche, che sicuramente hanno funzionato per leggere la città storica. Ha ancora un senso farlo? E in Italia c'è in qualche modo una condizione particolare perché tutto questo non sia stato solo il vento di una stagione breve o lunga che sia, ma sia stato invece qualcosa che aveva a che vedere con la natura di una città, con il carattere di una città. Bene, allora io molto brevemente, attraverso delle immagini, come se dovessi spiegare questa cosa a chi non ha vissuto, molti di voi, quelle stagioni, e quindi fa anche fatica a capire le differenze tra alcune posizioni che viste dall'esterno spesso possono anche sembrare uguali, proverò molto velocemente, perdonatemi la superficialità, altri sono intervenuti in modo ben più profondo, a ripercorrere molto velocemente questa vicenda, alla luce di un'idea, cioè dell'idea o dell'impressione, lo diceva bene Franco, in alcuni momenti di passaggio, di crisi, ma indubbiamente di passaggio, diventa importante un riposizionamento e anche diventa importante tornare a guardare alle stesse cose. Citiamo spesso le stesse persone, Musil diceva le stesse cose ritornano, parlava della letteratura, Benjamin diceva sì, tornano, ma però cambia il contesto, cambia la spinta dell'onda che sospinge le stesse cose. Allora noi forse dobbiamo tornare a guardare a quella spinta, tornare anche a guardare a quelle vicende sulla base di una grande occasione di fornire alla cultura architettonica, non solo italiana, alcuni elementi di necessità e nello stesso tempo, così facendo, anche di riscrivere una sorta di necessità dell'architetto nel mondo contemporaneo che, beh, questo non è una cosa su cui forse possiamo dibattere tanto, non sta certamente conoscendo un momento di massimo splendore. Allora, questo è un po' il tema su cui vorrei tornare. Parto quando spiegandolo... Scusate, ma perché non avanza? Non so cosa ho toccato, ma comunque spiegandolo in una di quelle lezioni degli studenti brasiliani, che tra le altre cose, nelle domande a un certo punto mi chiedevano, gli studenti di Sao Paolo, di spiegare bene il rapporto tra muratori e Rossi. Ora, la cosa mi ha un po' stupito, perché i miei studenti sanno a malapena chi è Rossi, sanno molto poco chi è Muratori. Però un dibattito, è il segno di un dibattito che in qualche modo sta uscendo da una serie di schemi, il revival di alcuni giovani architetti italiani che hanno venduto un po' un'idea banale, banalizzata della tendenza,
una serie di secche in cui questo dibattito si era collocato, e tende a emergere invece una questione fondamentale, sostanziale. Nel mondo contemporaneo sono andati in crisi quasi tutti i sistemi negli ultimi anni di controllo delle città, sia quelli che partivano da un'idea di pianificazione e sia quelli che partivano dall'idea opposta, da un'idea di liberalismo assoluto e di mancanza di pianificazione. Rimane un corpo generale che nessuno da molto tempo si cura più di leggere. E non si cura più di leggerlo né negli aspetti, diciamo così, più consolidati, più noti, né negli aspetti invece più contemporanei. Noi abbiamo avuto questa fortuna. L'Italia ha avuto la fortuna, per motivi diversi, di avere in tempi diversi, in momenti diversi, prodotto un meccanismo di letture urbane molto, molto importante, che in alcuni momenti ha prodotto a tappeto, in modo comparato, una descrizione delle principali città italiane. Però, a parte alcune residualità, che la rivista peraltro tiene mostra, questo sistema è sicuramente, questa capacità di aggiornamento è sicuramente andata in crisi da almeno 50 anni. Ecco, essere un po' superficiali potremmo dire, ma neanche tanto, potremmo dire che le ultime letture, per esempio dei centri storici italiani, ma in generale le ultime letture comparate su scala nazionale, dibattute, eccetera, delle città, in Italia sono state fatte negli anni 70, negli anni alla fine degli anni 70, e poi si è perso e si è ripetuto costantemente una specie di mantra che riguardava i punti di vista specifici in cui l'una o l'altra di quelle letture erano state collocate e fatte. Però si è perso il senso di quello che stava succedendo. Si sono dati per scontate situazioni come quelle dei centri storici solo per il fatto che sembrava che fossero immutati, sembrava che non fossero cambiati, ma in realtà era tutto cambiato nel modo di usare gli spazi, nel modo di formare le case o di trasformare le case, e non si era andati al di là di poche banalità sulla lettura di quelle che allora si chiamavano periferie, ma adesso sono quasi parti storiche, neanche parlare delle parti più recenti della città. Questa è la sostanza, cioè in Italia non c'è più stata una lettura del fenomeno urbano da almeno 50 anni, e in questo momento c'è un'occasione eccezionale, quella di riconsiderare questo tema sulla base di una tradizione, di una scorta molto variegata, molto diversificata, rispetto alla quale forse oggi non è più tanto importante leggere le differenze, spesso spiegate oggi apparirebbero incomprensibili le differenze, ma piuttosto invece leggere il senso comune, cioè quanto e perché sia necessario leggere le città e perché l'Italia è un punto di vista privilegiato per motivi differenti su questo tipo di attività. Allora, tre velocissime, non le leggo neanche, ma sono tre citazioni, alcune appartengono al campo, anzi nessuna di queste tre appartiene al campo dell'architettura. Una è un libro che forse avete letto, un libro molto bello, un po' difficile, che è Il pensiero vivente di Roberto Esposito, filosofo napoletano, che parlando degli intellettuali italiani e parlando di una fortuna oggettiva degli Italian Studies in questo momento negli Stati Uniti, cerca di disegnare sostanzialmente il perché, di spiegare il perché gli studi italiani in questo momento hanno una particolare fortuna nel mondo, in un mondo che negli ultimi anni ha guardato poco a questo, negli anni passati, a questo genere di questioni. Bene, Roberto Esposito attribuisce ad alcuni fatti questa. Il primo fatto, che è un fatto interessante, è che non c'è mai nella costruzione, dal Vico in poi, dell'intellettuale italiano, l'amore per le costruzioni compiute. Cioè, si tratta di costruzioni frammentarie, di costruzioni aperte, di costruzioni spesso contraddette, fortemente legate, un po' alla frase che vedete qui, all'origine. Cioè, sono pochissime, scarsissime le idee palingenetiche di rinnovamento totale, eccetera. C'è piuttosto l'idea di utilizzare l'origine come spinta sostanzialmente per il futuro. E poi un fortissimo legame, oltre che con la storia, lo dice in altri passaggi, con la geografia, cioè questa essere modificati molto fortemente dalla geografia, il che attribuisce alla cultura italiana in generale una sorta di benefica o vivente, come dice lui, frammentarietà, che secondo lui è particolarmente adatta a comprendere il mondo attuale. Proprio per queste ragioni, proprio perché non ha costruito, paradossalmente per i suoi limiti, non ha costruito dei mondi di comprensione totale. Ora, lui non parla degli architetti, non li cita neanche in un passaggio, ma è abbastanza possibile, credo, legare questa figura di intellettuale anche al mondo dell'architettura.
il mondo dell'architettura in Italia ha avuto questi stessi caratteri, questo rapporto con l'origine fortissimo, ineluttabile, con la geografia ineluttabile e fortissimo egualmente, e questa frammentarietà di fondo che anche nei casi più eccelsi tra quelli di cui noi parliamo è sempre rimasta, per fortuna, frammentarietà, anche quando non è stata letta come tale. Seconda questione, un citatissimo una volta passo del Cattaneo, che però forse è meglio anche rileggere o rivedere, perché Cattaneo attribuisce alla città una sorta di, o all'Italia, una sorta di primazia nel mondo delle città. Lo dice in modo molto, molto chiaro, non c'è nessun altro stato, il famoso carattere come dire, di continuità che lui legge partendo dalla vicenda delle città e che nessun altro luogo ha nel mondo ha con questa continuità e con questa anche diversificazione. Fin dai primordi la città è altra cosa in Italia da ciò che ella è nell'Oriente o nel Settentrione. C'è un carattere originario specifico. Un'altra lettura ci viene, scusate, contrario. Un'altra lettura ci viene da una viaggiatrice, in questo caso un po' mondana, che è Kelly Thornton, inglese, che invece viaggiando a fine 800 individua in altre questioni un po' un carattere particolare, quello delle relazioni tra un secondo piano e un primo piano. Qui c'è in Italia, se noi leggiamo il paesaggio pittorico, ma anche il paesaggio concreto, beh, la questione importante non è tanto ciò che avviene in primo piano, le vicende dei santi o la vita degli abitanti, se passiamo al paesaggio vero, ma ciò che lega il secondo piano, il paesaggio, le città sullo sfondo, eccetera, con quello che avviene al primo piano. È in quelle relazioni che c'è la ricchezza e la bellezza, in un bel libro che appunto narra dei suoi viaggi in Italia. Quadro del Mantegna lo mostra, ma è tipico dell'Italia questo incrocio sostanzialmente di relazioni. Altro tema importante, avevo denunciato all'inizio la superficialità del mio intervento e il senso più di divulgazione. Beh, il tema di una particolare complessità di alcuni edifici urbani. Anche qua un carattere abbastanza tipico, abbastanza specifico per quantità. Cioè, ognuno di noi può avere ricordo della Basilica di Padova, del Palazzo Ducale di Mantova, come elementi e come frammenti e come pezzi di città che a partire da una particolarità che non riguardava tanto e solo la bellezza architettonica, ma un particolare carattere, riuscivano a trasformare intere parti di città. Forse l'esempio più, almeno per me, ho sempre pensato essere più straordinario di tutto questo, è il complesso vasariano a Firenze, quindi gli Uffizi, il corridore vasariano, come il corridore vasariano forma il ponte vecchio, come attraversa la città, come arriva a Palazzo Pitti, come entra nelle case, circonda le chiese, fa facciate di chiese e così via, che in anticipo mostra come un'infrastruttura può diventare un elemento urbano importantissimo fino al punto di trasformare la città. L'architettura del Vasari non è una grande architettura, non possiamo dire che quell'edificio sia un edificio straordinario dal punto di vista architettonico. Dal punto di vista urbano è probabilmente uno dei maggiori e più moderni insegnamenti di architettura che guarda la città e che trasforma totalmente la città medievale senza pensare a un piano complessivo della stessa. Un grande frammento che ha alcuni caratteri. Vi lascio... molto per passare ad altri temi, sui tanti esempi che potrebbero essere fatti, il Palladio, cioè come vengono anche trasformati edifici esistenti. Potremmo passare anche qui oltre rispetto a un tema che però vorrei accennare, perché è un tema importante. È vero che le città sono diverse ed è vero che l'Italia può essere considerato come il più grande deposito, il più grande archivio di differenze urbane al mondo. Questo è un tema molto, molto importante. Ma alla fine queste differenze si riportano una sorta di tradizione unica delle città. Questa è una citazione, in realtà, la voglio ricordare qui perché molti anni fa, forse in questa stessa sala o un'altra, mi era capitato di fare una lezione su un architetto che allora stavo studiando, che è Dimitris Fikionis, architetto che si è occupato di altre cose, si è occupato però insomma dell'Acropoli di Atene, ma che nei suoi scritti molto profondi rispetto a questo parlava esattamente di questo, cioè di una tradizione unica delle città declinata in maniere diverse, tra tante differenze, ma un'unica tradizione fatta in realtà di pochi elementi, di poche cose che si incrociano in modo diverso. Bene, l'Italia è un enorme deposito di questo, un enorme deposito di questa sorta di continuo, di questo, come lo chiamava Alberto Savinio,
guardando il Giotto della Cappella degli Scrovegni, di questa specie di gioco delle costruzioni per cui le cose si compongono in modo differente, gli elementi sono sempre gli stessi, ma poi il progetto finale, quello che ne deriva, è sempre diverso. Citerei ancora che tutto questo produce qualche cosa di abbastanza particolare e che ci riporta a un tema fondamentale, che è quello al centro di questa discussione, che se noi vogliamo comprendere qualcosa delle città, però dobbiamo stabilire dei punti di vista, il punto di vista dell'architettura è uno dei migliori rispetto a questo, che leggano gli aspetti formali della città, perché tutti gli altri aspetti sono straletti, li sappiamo bene, sappiamo quasi quotidianamente, ora per ora, quello che avviene dal punto di vista sociale, economico in una città. Tutto questo non ci dà nessuna, ancora oggi, nessuna ragione di quello che avviene realmente poi nel corpo delle città. Considerando che il corpo delle città è anche la bellezza delle città, per così dire, è anche l'aspetto economico più importante del nostro paese, capite bene che la cosa non è così secondaria in un momento di trasformazione come questo. Io non so se abbiamo parlato poi un po' anche delle origini prima degli interventi, Franco parlava delle origini anche più vicine a noi. Io penso che alla fine il tema della lettura urbana sia un tema che attraversa in realtà, proprio per le questioni che diceva, di cui parlava Roberto Esposito, un tema che attraversa un po' tutta la vicenda dell'architettura italiana. Alberti l'abbiamo già citato, ma insomma nei momenti di passaggio, nel momento in cui in Italia si danno delle possibilità di trasformazione, il Rinascimento indubbiamente è stato uno di questi, tornare a occuparsi di teoria in qualche modo, di una teoria utile per comprendere le cose e leggere le città, sono due cose che vanno, sono sempre andate assieme. La lettera di Raffaello, stracitatissima da tutti, magari letta solo per dei pezzetti, che in realtà non è poi così corta, beh, parla sostanzialmente di della volontà di descrivere non solo le rovine, la città in generale, poi le rovine erano una matrice fondamentale, ma e non solo leggerla e descrivere la città, ma descriverla e leggerla, non come dice lui, da pittori, quindi attraverso dei modi misurabili e attraverso anche degli strumenti che lui progetta, che lui disegna. Poi sappiamo che quella carta di Roma che avrebbe voluto allegare con Baldassare Castiglione alla lettera poi non è stata fatta, morirà dopo poco tempo. Ci sono solo alcuni saggi di questo inizio di volontà di descrizione dei monumenti romani, ma anche dei monumenti romani in generale. Ma da allora forse ancora prima, c'è l'idea che in qualche misura la città in Italia fosse un tale coacervo, un tale patrimonio che dovesse essere comunque letto in modalità diverse, descritto. Poi alla base della lettura c'è comunque la descrizione, c'è comunque il rilievo esatto, non il rilievo pittorico, il rilievo prospettico, eccetera, eccetera. Prima si citava Italo Calvino, libro che quasi non si è potuto più citare, tanto era stato citato per tanti anni, è sicuramente un libro ancora importante, se tutti voi vi ricorderete la parte finale del libro quando dice che insomma poi è nell'inferno che dobbiamo trovare ciò che inferno non è e dare corpo a questo, beh, questo appare molto molto legato, molto molto vicino a quello che in realtà succede poi nella città, non tanto la città storica dove l'inferno non c'è, ma nelle città contemporanee che sono la stragrande maggioranza poi dei luoghi dove il mondo abita. Beh, è lì, è quello l'inferno. In un libro più recente, di qualche anno fa, ormai del 2016, che tra l'altro è dedicato a Italo Calvino ed è dedicato all'inferno delle città, Suketu Mehta, che è un giornalista indiano-americano, parla esattamente di questo. Aveva scritto un libro molto bello che era Maximum City qualche anno fa, poi scrive questo, il piccolo libretto La vita segreta delle città, e la questione importante è che quel libro, che parla dei luoghi più disperati della sua città, Mumbai, gli slum più abbandonati, descrive questi fenomeni di necessaria ricerca dell'identità, di necessaria ricerca in qualche modo della forma, di necessaria ricerca della spazialità che porta chi vive in quei luoghi ad attribuire a un rivolo di fogne il nome del fiume abbandonato al loro villaggio, da ricostruire lo spazio della piazza attraverso lamiere ed altro e a nominare anche lì col nome di una lontana montagna un cumulo di rifiuti. C'è una necessità continua anche nei luoghi più disperati di avvalersi di questo particolare benessere. Prima si vedeva il quadro del buon governo di Siena, questo chiamiamolo welfare molto particolare, che non è quello che i dati ci descrivono, ma è quello banalmente che deriva dallo star bene in luoghi ben progettati.
nella storia di una nazione, e i luoghi ben progettati hanno delle modalità attraverso cui, come si è detto, sono ben progettati. Ci sono state delle stagioni più vicine a noi e delle stagioni, qui Franco lo diceva bene, il tema della, dell'analisi urbana è diventato un tema politico sostanzialmente. Un tema politico non a caso, perché anche qua certe volte quando viene raccontato sembra un dibattito accademico, ma noi stiamo parlando di una situazione, quando nasce questo tema, prima Franco ricordava Zevi nel 46 su un primo numero di Metron esce con un testo molto bello, parla dell'Inghilterra eccetera eccetera, e dice guardate che per trasformare le città bisogna conoscerle, e questa è una straordinaria occasione di conoscenza. Lui stesso, insegnando a Venezia nei primi anni, ha raccolto un'enorme quantità di rilievi che sono ancora oggi da noi in archivio, straordinaria, sui monumenti e sulle città, proprio partendo dall'idea che era necessario conoscere per avviare un processo di trasformazione. Poi non sappiamo, meglio, sappiamo se è finito bene o finito male, è finito male probabilmente, ma quella era una necessità, ed era la stessa necessità che portava una serie di giovani, anche di opposte fazioni, a confrontarsi con una questione. Col fatto che avevi di fronte un paese distrutto, sostanzialmente, distrutto veramente, ne parlavamo prima con rispetto alla Germania, certo non distrutto come la Germania, ma molto distrutto, e che si percepiva rispetto a questo, che pur avendo una tradizione italiana dell'architettura e della città molto forte, non era sufficiente per quel compito ci voleva qualche cosa di più, qualche cosa di, che nascesse da una spinta collettiva, per esempio. Se non c'è spinta collettiva è difficile che cambino le cose. E io penso che soprattutto da questo nasce anche una certa idea di analisi urbana, diciamo così, quella che conosciamo, che si può tra l'altro trovare per frammenti in varie riviste di quel tempo, tra l'altro le tante riviste sono state una specificità dell'Italia di quel tempo, che ha avuto dei momenti di polarizzazione in alcune riviste, sicuramente Casabella, e che avevano dietro sé un'idea. Bisognava avere in un momento di passaggio una cultura diversa e una conoscenza aggiornata delle città. Questi due temi, una cultura diversa e una conoscenza aggiornata della città. Ora mi chiedo, noi siamo in un momento di passaggio, prima lo si diceva, non solo di crisi, siamo in un momento di passaggio, perché tutti gli architetti, i giovani architetti che si troveranno a dover lavorare nei prossimi anni, non avranno le stesse priorità, non staranno dentro al quadro in cui ci siamo trovati noi, per esempio, non nel dopoguerra, cioè un po' dopo, ma che era un quadro di tipo prevalentemente economico, prevalentemente sociale, perché questo era, e prevalentemente volto al progresso di tipo economico. Un quadro in cui le priorità saranno priorità ambientali, per esempio, in cui i temi saranno temi legati ad altre cose, l'acqua, il clima che cambia, eccetera, eccetera. E rispetto a questo bisognerà riposizionare la cultura degli architetti perché non diventi una cultura secondaria come sta velocemente diventando, perché di quei temi, come diceva Franco, se ne stanno occupando altri, se ne stanno occupando. Lì bisognerà riposizionare, ma in fin dei conti, la vicenda dei giovani architetti che a Casabella, a partire dalla fine della guerra e sotto la direzione di Rogers, hanno creato alcuni numeri straordinari di quella rivista, partire esattamente dalla stessa cosa. Rileggere la storia del Novecento, è da lì che viene recuperato Loos, Behrens, cioè un architetto che viene recuperato nel 46-47, nel numero famoso, da un direttore di rivista che aveva avuto metà della famiglia sterminata dai nazisti, e Behrens era un architetto nazista a tutti gli effetti, ma per correttezza individua in quella vicenda degli elementi importanti, perché Behrens più di altri aveva lavorato appunto con la città. Quindi un tema, se volete, di ricostruzione che ci riporta a considerare molte cose. Mi ha fatto molto piacere che Franco abbia citato una vicenda occultata dell'architettura, perché queste polarizzazioni, questi momenti, la rivista Casabella è stata uno di questi, hanno anche comportato però aspetti differenti. Uno è stato sicuramente quello del spostare l'attenzione su una ricchezza architettonica italiana che era straordinaria, è stata straordinaria nel dopoguerra italiano, fatta di figure quasi totalmente dimenticate e di grande ricchezza, con modalità diverse di pensare il loro rapporto con la città, ma sempre legati più o meno a quella definizione che diceva Esposito, questo rapporto con l'origine in qualche modo e con la geografia. Ha avuto sicuramente ha fatto questo danno, potremmo dire, ha compiuto anche un'opera di un certo interesse. Uno, appunto, considerare il fatto che la
appunto la cultura in mano, la cultura del prima della guerra, pur essendo una cultura fatta di personaggi eccezionali in Italia, appunto da Piacentini a Libera, Terragni, eccetera, eccetera, non aveva e non poteva avere quel compito. C'è un compito di ricostruzione, perché quel tema si è presentato dopo. E una seconda, è una, se volete, lo dico un po' schematicamente, ma io credo che non sia del tutto sbagliato, una sorta di capacità di ricollocare le cose, sostanzialmente, a cui va anche attribuito il rapporto, e credo, e la lettura e la conoscenza di muratori, dei lavori, perché in fin dei conti, muratori aveva studiato, aveva appunto, come diceva Franco, aveva insegnato allo UAV, ma poi aveva lavorato con la Trincanato e con altre, e Rossi aveva lavorato con la Trincanato, e c'è un momento diretto di contatto fra questi lavori su Venezia. E quel gruppo di architetti, che poi era un gruppo di architetti di 30 anni, bisogna anche dirlo, insomma, molto giovani, che appunto si erano formati attorno a Casabella e così via, ha avuto anche la capacità di spostare, di prendere, sono pienamente d'accordo con Franco, di prendere pari pari il lavoro che non avevano prodotto loro e le idee che non avevano prodotto loro, e spostarle politicamente da un campo conservatore a un campo progressista. Cioè, voi dovete pensare, e questo è, non è una cosa da poco, voglio dire, anche dal punto di vista del come si interviene poi, se volete, una battaglia fallita. Sono stati sconfitti tutti e due, cioè sia quelli che la facevano da una parte, sia quelli che la facevano dall'altra, ma l'oggetto era lo stesso però. L'oggetto era leggere attraverso il rilievo le città, sostanzialmente attraverso delle modalità di lettura specifiche per quelle parti di città. Tipologia, la morfologia, potevano anche, non erano ad escluderne appunto altre. Da qui i lavori di Caniggia, e c'è anche qua, si può spiegare bene, Caniggia, Venezia, insomma c'è tutto un legame che lega poi queste vicende. Tenete conto con tutti i frammenti, anche qua, insomma, l'ha già anticipato Franco, tutti i frammenti, la percezione di questo che stava in altre persone, il tema dell'unità urbanistica architettura, che è un tema assolutamente, assolutamente cogente, è un tema di cui dovrebbe parlare oggi. Tema per il quale io, per esempio, sono contro a tutte le associazioni scientifiche, proprio perché ritengo c'è un problema di ricomposizione unitaria in questo momento, non di fissazione su qualcosa di cui non si sa neanche tanto bene che cosa sia. Vittorio Gregotti, sempre da quell'origine, poi spostava l'attenzione al campo dell'infrastruttura, al campo del territorio, che era un altro tema importante, con dei retroterra importanti. Aimonino poi ha messo in pratica il libro sulle città di Padova, è un libro da questo punto di vista molto, molto importante, e introvabile peraltro oggi. Ha cercato nel 75 di improntare politicamente su questo tutto il lavoro di una facoltà come quella di Venezia, ma la sostanza era precedente. E tutto quello che c'era derivava, però, derivava da quello. Per arrivare a un libro che tutti voi conoscete, un libro frainteso non ne parlo perché insomma lo conoscete, però forse queste due frasi converrebbe leggerle. La prima è che dice molto semplicemente: l'architettura consiste principalmente di un rapporto con la città. Ho intitolato la mia ricerca principale l'architettura della città perché credo che senza una comprensione e un interesse dei problemi urbani non sia possibile la formazione dell'architettura. La seconda è questo mio schizzo di una fondata teoria urbana. Non vado avanti, ma il tema è che quello doveva essere, questo era quel libro, uno schizzo, una sorta di frammento pieno anche di imperfezioni, pieno di errori, eccetera, eccetera, che però ha aperto l'attenzione su alcune questioni. È stato interpretato al contrario, come una sorta di Vangelo, diciamo così, che doveva essere semplicemente accolto con atto fideistico. Da tanto è stato questo processo di trasformazione e di spostamento di cose è stato portato avanti. Consideriamo, voi sapete meglio di me, Franco lo sa più di tutti, quanto politicamente fosse isolato Muratori all'interno e quanto sia stato costretto sostanzialmente a qualcosa di più di un isolamento, insomma, anche un grave problema. Esattamente le stesse pratiche, nel 1968, l'anno accademico 1968, erano oggetto del corso, questo è il libricino che lo riporta, del corso di Aldo Rossi a una facoltà d'architettura che era occupata e che era il massimo del progressismo in Italia. Le stesse cose, il rilievo, le modalità del rilievo, poi certo c'erano delle differenze nell'idea di tipologia, ma forse oggi questo non è tanto la questione importante, cioè è capire come possono in alcuni momenti le stesse cose essere ricollocate.
Indubbiamente quel gruppo, Rossi e i suoi amici, aveva una capacità politica ben maggiore, stava dentro un mainstream, insomma, ben internazionale importante, consolidato con la mostra del 73 alla Triennale, col seminario del 76 a Santiago de Compostela, insomma, con dei momenti in cui quel tema è diventato un tema politico. Questo è l'ultimo, in realtà, questo tra l'altro è anche un inedito, perché è l'ultimo saggio del gruppo Rossi in modo particolare, quando cacciato dalla facoltà di architettura, assieme a Portoghesi, assieme a tutto il consiglio di facoltà, cacciato da Milano, la vicenda abbastanza interessante, cioè cacciato tutto il consiglio di facoltà, sospesi, viene accolto a Zurigo metterà in atto l'ultimo atto proprio di rilievo della città e dirà: disegnare le piante di città, vecchia norma insuperabile di conoscenza. E lì, in fin dei conti, si conclude poi la vicenda di Rossi rispetto a questo, poi ci sarà la sua carriera di architetto, insomma altre cose che ci interessano meno, il tentativo fallito sostanzialmente, attraverso il tema della città analoga, di comprendere anche le cose non tangibili, perché certo c'è la forma, ma ci sono i progetti non realizzati, ci sono le vite degli abitanti, eccetera, anche qui riprendendo qualcosa che apparteneva a un campo di estrema conservazione, perché chi parla di analogia in senso urbano, in un testo fondamentale che è L'anima delle città dentro al tramonto dell'Occidente, è un tedesco che anche qui è molto controverso, Klaus Spengler, che collocando il tema dell'analogia alla base di un libro che non può essere accettato, però poi nel capitolo sulle città dice qualche cosa che ha un senso ancora oggi molto importante. Anche qua Rossi conosceva quel libro, veniva pubblicato la recensione su Casabelle, usciva in quegli anni, viene trasportato e riportato invece a un ambito che è un ambito differente. Insomma, c'è un lavoro sempre, e per l'architettura è stesso così, non solo di invenzione, ma anche di riconsiderazione della storia che è stata, riposizionamento, sottrazione di alcune cose da un cappello che le hanno determinate, perché poi rimane l'essenza, rimane la cosa importante, e il resto forse invece appartiene più a una certa epoca. Dico solo di passaggio che forse non ci sarebbero state però l'IBA di Berlino, Barcellona, eccetera, senza che quella teoria tutta italiana del leggere città non avesse fornito una base teorica che non c'era né in Spagna né in Germania e che veniva in parte ripresa da quelli, esattamente da quegli studi, fino ad arrivare a quelli che per me sono gli ultimi tre libri in realtà importanti di quella stagione, che sono Learning from Las Vegas, Calder City e The Leaders New York, che direttamente derivano da quegli studi e chiudono sostanzialmente, ma lo chiudono nel 76, l'ultimo esce nel 76-77, quella stagione. Da allora è molto difficile trovare qualche cosa in questo, è forse più nel lavoro dei fotografi, potremmo dire, che la città, i fotografi anche italiani, devo dire, Basilico, Birri, Iodice, eccetera, eccetera, che la città è stata letta, come se si fosse demandato a loro qualcosa che gli architetti non riuscivano più a fare. Ultima questione, se è possibile applicare tutto quello che parte di quello, modificando, di cui ho parlato, a quelle che sono le città contemporanee. C'è questa bella frase di Carlo Imonino che già allora però dice: è evidente che l'architettura della città non finisce nel secolo XIX, si può constatare come muti il proprio ruolo, è ugualmente evidente come la differenza dimensionale degli attuali agglomerati non annulli di per sé la possibilità di interventi architettonici, come esiste cioè la possibilità di una caratterizzazione, insomma una forma di speranza in qualche modo, in anni in cui non c'era neanche... questo è origine e sviluppo della città contemporanea, quindi non c'era ancora neanche la previsione di quello che sarebbe diventata la città, ma dove si immagina che comunque questo tipo di attitudine potesse essere continuata. Concludo semplicemente mostrando alcuni esempi. Questo è un lavoro fatto da un bravo studente di dottorato in quattro favelas di Rio de Janeiro, dove lui tra l'altro ha abitato per un anno, e che con centinaia di disegni cerca di leggere le modifiche, di rilevare le modifiche della spazialità, soprattutto lavorando sul rapporto tra i volumi, non tanto tra i tipi, perché questo era difficile trovarlo, tra volumi e spazi sostanzialmente, e provando a cercare di capire se da lì potesse nascere qualche forma di nuovo interesse. È estremamente, credo, interessante, perché ci riporta un tema, cioè ci riporta al fatto che è vero, il tema della città è un tema sempre importante, la conoscenza, ritengo che la conoscenza della città per un architetto sia fondamentale, che nelle scuole ci debba essere, che non debba essere come qualcosa di separato, ma come qualcosa invece di
legato alla costruzione d'insieme del sapere dell'architetto, che abbiamo molte strumentazioni oggi per farlo. Io ho fatto centinaia di metri quadri di rilievo a mano, come molti di noi, credo, ai miei tempi, ma oggi ci sono degli strumenti molto più veloci e molto più raffinati per farlo, e che danno anche la dinamicità possono darci anche la dinamicità delle trasformazioni. Ovviamente importante è però il punto di vista, e quel punto di vista può essere ancora una volta il punto di vista di un architetto. E oggi, in un momento in cui i cambiamenti non sono quelli di cui parlavo prima, ma sono cambiamenti epocali rispetto a un mondo urbano che non si conosce e non si riesce a trasformare, quella lettura che deriva da quella tradizione di letture, ma anche invece dall'esistenza di una tradizione urbana, una ricchissima tradizione urbana, torna ad essere fondamentale nel mondo. Ovviamente il fatto che torni a essere fondamentale nel mondo non vuol dire niente, le battaglie, come si è visto con quelle precedenti, si possono perdere, anzi per lo più si perdono, ma c'è un'occasione straordinaria, perché il punto di passaggio è importante. Bisogna che in alcuni momenti alcune cose si palesino. Chiudo con queste immagini di una Venezia abbastanza inedita, che è la Venezia vuota del lockdown. Abbiamo mandato ogni giorno i nostri fotografi per testimoniare di questa città, che poi non ci sarebbe più stata. Beh, in quel momento, in quella finestra particolare, Venezia è apparsa come una città riproducibile. Certo, non è che uno deve rifare le forme gotiche o Piazza San Marco, ma riproducibile nel modo di viverla, nel modo di attraversarla, nel modo di relazionare e soprattutto di articolare gli spazi, perché quegli spazi articolati in quel modo determinano una qualità di vita particolare. Quelli sono insegnamenti, il rapporto col paesaggio particolare, quelle sono cose riproducibili, ma sono leggibili solo in alcuni momenti, e sono leggibili solo se si ha la volontà in qualche modo di rileggerla, e non invece si trova più facile, una cosa che è indubbiamente più facile, quella di ricorrere a luoghi comuni e a frasi fatte per descrivere qualcosa che in realtà non è più come noi la descriviamo. Grazie. Una cosa velocissima è questa. È bello meditare sul fatto che il libro di Rossi si chiama L'architettura della città, e il libro di Guaroni del 1940, in quegli anni, si chiama L'architettura delle città. C'è quindi un gemellaggio straordinario che andrebbe, diciamo, inquadrato. E poi volevo, diciamo, ricordare anche ad Alberto una cosa importante, che quando uscì il libro L'architettura della città, ero studente, nella fondazione del primo studio che abbiamo avuto, lo studio di Corso Vittorio, che poi venne Maldonado a visitare, nel documento, diciamo, di fondazione di questo studio si parlava proprio del libro di Rossi, che non fece un'impressione straordinaria. Per una decina d'anni fu un libro che era letto quanto il libro di Gregotti. Diventa un libro mondiale quando Aldo Rossi viene acquisito dall'architettura americana tramite Philip Johnson e soprattutto Peter Eisenman come antipolo rispetto alla loro linea. Cioè serviva loro un testimone dell'architettura europea che potesse far vedere quanto loro erano avanzati. Quindi, celebrando Aldo Rossi e facendolo diventare una star mondiale, in realtà glorificavano se stessi. Questo è un passaggio molto interessante. L'altra cosa che dico velocemente: nell'83, su richiesta proposta di Pierluigi Nicolin, sono stato invitato al Libra di Berlino e decisi di portare, visto che la vicenda muratoriana mi aveva sconvolto, io che ero quaroniano perché mi sono lavorato con lui, ho organizzato una mostra di pochi documenti che erano disponibili di muratori in una sala della mostra al palazzo, quello lì di Schinkel, no di Schinkel, di nonno di Gropius, Gropius Bau. C'era una grande sala e fu Leon Krier, vide questi pochi disegni, fu talmente interessato che io gli inviai una serie di volumi di muratori, ne avevo due copie, quindi gli ho mandato una serie a lui. Quindi sono contento di aver avuto l'occasione in quel momento di ricordare questo grande architetto che, per esempio, cosa che nessuno scrive nelle storie dell'architettura, quando a Roma fu fatto il piano regolatore del famoso piano regolatore del 65 con l'asse attrezzato, che era la prefigurazione di Roma futura, l'asse attrezzato l'aveva proposto 5 anni prima Saverio Muratori, perché
i piani regolatori si facevano allora convocando commissioni di architetti che poi cambiavano a seconda degli assessorati, degli assessori. Quindi si deve a muratori l'idea dell'asse attrezzato. Quindi pensare a un muratori come dice, reazionario rispetto ad architetti avveniristi è una falsità storica. Muratori ha fatto cose anche architettoniche straordinarie. L'unica cosa pubblicata su Casabella, Alberto se la ricorderà, è una fotografia di 4 centimetri per 3 dell'Empas di Bologna. Sul libro Elementi d'architettura di Rogers c'è una fotografia di Viale Bruno Buozzi a Roma con la palazzina di Moretti, con una diascalia tremenda, tremenda, in cui dice guardate che miserabile fine fa l'architettura quando si disinteressa del benessere degli. C'è una cosa di un'offensività terribile, terribile. Quindi è chiaro, ripeto, che sarebbe bello fare una storia, non che elimini i contrasti, ci mancherebbe, i conflitti sono fondamentali, ma che li situi nella loro, diciamo, realtà, nella loro verità. Quindi dire che Muratori era un reazionario è un'invenzione storiografica che ormai è consolidata e non si riesce a fare in modo che Muratori sia apprezzato in Italia, mentre nel mondo è un riferimento principale per gli studi di morfologia di tutto il mondo. Questa è una contraddizione della nostra cultura, una colpa, diciamo. Grazie Franco. Certo, forse bisognerebbe proprio scrivere un libro su, diciamo, gli insulti e le critiche immotivate fatte. Questa cosa dell'insegnamento di Muratori viene venduto adesso all'estero come insegnamento della scuola inglese. Voglio dire, molti degli insegnamenti consegnani, per esempio in Cina, sono basati su principi muratoriani e ormai ci sono sfuggiti di mano perché in Italia, diciamo appunto, viene considerata una teoria reazionaria. Quindi io in facoltà d'architettura non ho mai visto Muratori perché era considerato un fascista e quindi non si poteva entrare. Il centenario della facoltà. La biblioteca ha fatto l'aula di Paroni, faceva lezione a Paroni e l'aula di lezione a Muratori. Per ricordare questa cosa che non si può più. Certo. Il 20, un libro si chiama, adesso si chiama, Architectural Project, il mondo come progetto. Fatto di lavori per cui non so come, non so anche me, e quando mi è arrivato ho scoperto che c'era un fatto una grande impressione, che è stato massacrato, stato pubblicamente, è un fatto, diciamo, per futuro, per ancora molto. Benissimo, allora grazie Alberto. Sì, poi magari grazie ad Alberto Ferlenga, credo che diciamo, sono stati messi sul tavolo molti argomenti di discussione, poi avremo una tavola rotonda e quindi avremo l'occasione di parlarne. L'ultimo dei key speaker è Jorge Gleiter, che forse è meno noto al pubblico di Bari, perché abbiamo cercato, diciamo, di avere l'opinione di studiosi inseriti nel contesto italiano, ma anche, diciamo, una visione esterna che può essere interessante. Jorge Gleiter insegna all'Università Tecnica di Berlino, insegna teoria dell'architettura, conosce bene l'italiano e conosce soprattutto bene la situazione italiana, quindi secondo me è molto interessante sentire la sua opinione rispetto ai temi che sono stati discussi. Prima di cominciare vorrei forse, fare qualche commento a quello che è stato detto qui, che anche quasi la ricerca morfologica urbana è stata molto importante anche per la ricostruzione di Berlino dopo la caduta del muro. È stato molto importante e poi già negli anni 80 quasi la IBA, International Building Exhibition, è stata fondata più o meno su questo pensiero italiano.
Allora, io preparato qualcosa più formale, come non sono così eloquente in italiano, perciò ho preparato quasi la lezione e lo leggo. Allora, signore, signore, cari colleghi, ringrazio molto gli organizzatori per l'invito, soprattutto Matteo Ieva, che qualche settimana fa mi ha contattato e invitato a questo evento molto particolare. Ripensare la morfologia urbana è il nome molto attuale della rivista Urban Form and Design, che più che una rivista è un libro sulla tematica della morfologia urbana. Vi sono rappresentati i principali nomi dell'architettura e della ricerca morfologica urbana in Italia. Con meticolosità scientifica e grande esperienza, i vari saggi seguono il tema della morfologia urbana e della morfogenesi della città. I saggi sono di grande attualità e sono inoltre di grande profondità storica e teorica. L'attenzione internazionale è poi assicurata dalla pubblicazione in due lingue, in italiano e inglese. La presentazione dell'edizione attuale, il numero 15, della rivista offre l'opportunità, come scrive Giuseppe Strappa nell'editoriale, per momenti di riflessione e rigenerazione. Si fa un bilancio, ma senza mettere la parola fine, cito, si compone e ricompone cercando un nuovo ordine, si guarda con occhi nuovi al futuro e si fanno progetti. È un piacere per me partecipare a questa operazione e poter dare il mio contributo. Per questo vorrei riprendere alcuni punti ai quali fa riferimento l'editoriale, che mi sembrano essere di grande importanza per il tema della morfologia urbana e della morfogenesi nelle condizioni attuali a livello sociale, tecnologico e climatico. Consentitemi anche di riprendere una frase dell'editoriale nel quale, tra l'altro, si dice, quoto, che le ricerche sulla forma della città di Aldo Rossi e Guido Canella hanno le loro lontane origini dell'illuminismo lombardo. Quindi, anche solo la precisazione illuminismo lombardo, senza riferimento all'illuminismo in generale, è di per sé eloquente. Illuminismo è, come vedremo in seguito, l'umanismo, l'umanesimo, si presentano in diverse variazioni e seconda del contesto. Poco dopo, Giuseppe Strappa approfondisce la lunga traduzione della ricerca sulla morfologia della città in Italia e scrive: è vero che le ricerche sulla forma della città sono caratterizzate da noi da un fondo umanistico e storico che ha sempre impedito determinismi e tassonomie. Veramente questo mi ha colpito. Da noi, in buona sostanza, significa nella tradizione italiana e gli studi morfologici che risalgono agli anni 50 o 40 forse. E concordo pienamente. Soprattutto se si pensa alla lunga storia dell'evoluzione della città, questa è uno di quegli artefatti culturali nel quale l'atteggiamento di fondo umanistico dell'epoca, nella sua concezione di volta in volta diversa, diviene ampiamente ipostasi e assume consistenza e forma. Soltanto divenendo forma, è molto importante,
Soltanto nell'intermediazione attraverso la consistenza morfologica, l'idea umanistica può divenire efficace nella vita quotidiana. La città è un mezzo importante della trasformazione dell'idea pura nel suo divenire efficace nella quotidiana della vita. Lo si vede nel fatto che il concetto di Angemessenheit, o in italiano adeguatezza, con l'emergere dell'umanesimo rinascimentale, è diventato un concetto fondamentale, centrale della teoria dell'architettura. Adeguatezza alla persona, all'essere umano, ovviamente, a che cos'altro se no. Ma non è così semplice, perché si tratta sempre dell'essere umano e della sua posizione nel mondo. Una quotazione di un autore, Arnold Gehlen, degli anni 40. È un caso simile con gli altri che sono stati menzionati. Un libro molto bello di un personaggio che ha giocato un ruolo abbastanza problematico nel Terzo Regno, che cambia continuamente. I cambiamenti della società e quelli della città, ma anche i cambiamenti nell'idea di umanesimo e quelli della morfologia della città si trovano in un rapporto di reciprocità, gli uni verso gli altri, gli uni si riflettono negli altri e viceversa. E la fondazione del pensiero dell'umanesimo e nella storia impedisca una strozzatura deterministica e funzionalistica è l'aspetto che vorrei approfondire, soprattutto nel contesto per cui oggi, in nome del post-colonialismo e post-razzismo, l'umanesimo e l'illuminismo devono essere semplicemente eliminati in uno strano accesso di furore contro le proprie origini, come se con la cancel culture ci si possa fare facilmente della propria storia. Come scrive tempo fa Susan Lehmann, la direttrice dell'Einstein Forum in Potsdam, vicino Berlino, oggi va di moda presentare l'illuminismo in modo distorto e, cito, con conseguenze disastrose come gli attacchi all'illuminismo stesso che si collocano a metà tra la caricatura e il travisamento. Si ignora completamente la realtà che tutto il sapere è storico. Con Edmund Husserl e anche con Walter Benjamin si constata che non soltanto abbiamo un'eredità culturale, ma essenzialmente non siamo altro che ciò che siamo divenuti in termini storico-culturali. Ogni sapere è accompagnato da un indice storico, di questo parla anche Walter Benjamin, dal quale non può prescindere. Proprio la ricerca della morfologia urbana avviene con lo sguardo rivolto al futuro, che è però consapevole del suo essere divenuto culturale, nonché dell'indice storico di ogni sapere. Sono queste le condizioni per le prospettive future della città. Che cosa significa dunque rimanere fedeli all'umanesimo, soprattutto in una tensione culturale che cambia costantemente, caratterizzata da intelligenza artificiale, digitalizzazione, cambiamento climatico e sostenibilità. Proprio l'analisi sulla morfogenesi della città si fonda sulla concezione che le città hanno una propria logica di sviluppo, una propria pervicacità.
Kajang. E c'è l'anno da molto prima che con Space Syntax e Actor Network Theory ciò fosse tematizzato in sociologia e nell'ecologia politica. L'umanesimo, come lo intendo io, non consiste appunto nel fatto che l'essere umano in qualche modo è al centro del mondo, ma nella consapevolezza dell'ostinazione e dell'oppositività delle cose. Umanesimo è proprio riconoscere quella differenza tra le cose e le persone, una differenza feconda perché ne deriva riflessione e il pensiero critico, attraverso i quali essere umano diviene appunto consapevole, e quoto di nuovo Gehlen, della propria natura e della propria posizione nel mondo. Nell'oppositività delle cose c'è una vena del concetto di organica. Con Frank Lloyd Wright, anche con altri, si constata che il concetto di organica significa sostanzialmente struttura e logica di sviluppo delle cose. Right? Il pensiero architettonico si rivela nell'organica integrità dell'architettura, come si dice. Per organica, sviluppo delle cose dalla logica che è loro propria e la bellezza del pensare, che si sviluppa dalla funzione dell'architettura. Allora, questa bellezza del pensare, questo è, che parla, cosa parla la bellezza del pensare come il nucleo dell'organico, dell'idea. Organico è ciò che si sviluppa da sé in modo logico e quindi da una legge propria nello scambio con il contesto. In un altro termine è morfogenesi e morfologia, proprio intesa come la morfologia delle piante di Goethe. Consentitemi di fare alcune osservazioni sul concetto dell'adeguatezza, che al centro dell'umanesimo e anche, in particolare, dell'architettura, già da Alberti. Analogamente al concetto di umanesimo, anche il concetto di adeguatezza passa attraverso i diversi stadi della trasformazione e metamorfosi. È affascinante vedere come nel XV secolo l'adeguatezza acquisisce la sua impronta moderna, con Alberti di nuovo. Ciò avviene nel passaggio della concezione meccanicistica del mondo antico, che è alla base dello scritto di Vitruvio, della concezione del mondo cristiano, come ha descritto ad esempio Giovanni Picco della Mirandola nel De Hominis Dignitate, poi in italiano, discorso sulla dignità dell'uomo. Christoph Tönnies, un storico dell'arte, ha scritto che ai 10 libri sull'architettura di Vitruvio è rimasta imprescindibilmente associata una possente ondata di superstizione antica, con quale intensità fossero pervase di concezioni e rituali pagano-religiosi la vita quotidiana e le istituzioni sociali dell'antichità. Lo ha descritto, ad esempio, anche Justin de Coulanges nel suo libro, famoso libro, Lo Stato Antico. A Justin de Coulanges e alla concezione antica del mondo ha fatto anche riferimento, tra l'altro, Aldo Rossi nel suo famosissimo libro, quando nel corso delle sue riflessioni morfologiche nel testo
architettura della città, evocava l'unità di monumento architettonico, rito e mito, ovvero di struttura dell'edificio, rituale quotidiano e valore del ricordo. Solo per inciso, è interessante vedere in che modo Rossi attinge al rinnovamento della concezione di architettura negli anni 60, in epoche precedenti al umanesimo e fino all'antichità e alla visione del mondo. La differenza rispetto alla visione del mondo meccanicistica dell'antichità emerge chiaramente in Pico della Mirandola, nel De hominis, hominis dignitate, fa dire da Dio a Adamo: ti ho posto nel mezzo del mondo perché di là potessi, guardandoti intorno, scorgere meglio tutto ciò che è nel mondo. Pertanto, di Pico della Mirandola, l'uomo è nel mezzo del mondo. Contemporaneamente, l'uomo è parte di una storia di creazione organica che si sviluppa da una sua propria logica e non più da una meccanica del mondo antico. Molto importante questo fatto. La visione del mondo umanistica l'ha illustrata però Leonardo da Vinci nel suo disegno famosissimo dell'uomo vitruviano, tutti lo conoscono. Ma Leonardo è in dettaglio apparentemente irrilevante, si discosta dalla descrizione di Vitruvio. A differenza della descrizione di Vitruvio, della raffigurazione più famosa di Leonardo, il cerchio, il quadrato e l'uomo non condividono lo stesso centro. Cesare Cesariano segue invece ancora letteralmente la descrizione vitruviana e quindi l'ordine mondiale meccanico dell'antichità. Le componenti hanno un centro nel disegno di Cesariano. Non lo fece Leonardo, per il quale l'uomo è parte di un ordine dinamico centrato. Per utilizzare un concetto tratto dall'antropologia filosofica di Helmut Plessner, si può dire il rapporto fra uomo e mondo si vede nel decentramento o, come lui dice, eccentricità. L'umanesimo si distingue per il fatto che l'uomo proprio eccentricamente è nel mezzo. Addirittura la questione del centro rimane irrisolvibile. L'uomo si trova in un rapporto interazione con il mondo, vale a dire con gli oggetti. O come scrive Plessner, l'uomo non è posto soltanto nel suo ambiente, ma anche contro di esso. Vive sia relazionandosi dinamicamente al proprio ambiente che in contrapposizione adesso al vivente. Per ampliare, la riflessione del mondo giunge solo mediante la differenza tra il mondo materiale e l'uomo. L'uomo acquisisce consapevolezza di se stesso solo mediante eccentricità. E come dice Plessner, l'uomo non si trova soltanto nel suo ambiente, ma si staglia anche contro di esso. Ciò vale non solo per la natura, ma anche per gli oggetti che crea. Anche in relazione agli artefatti, agli apparecchi, agli edifici e alle città, si trova in una posizione eccentrica. Pertanto si può affermare che l'umanesimo non si caratterizza per l'idea del centro,
ma per la consapevolezza dell'eccentricità. A noi Gehlen, di nuovo, uno dei fondatori dell'antropologia filosofica, a tal proposito parlava di resistenza oggettiva delle cose. Tale resistenza oggettiva vedeva l'elemento scatenante del pensiero critico, la riflessione o comunque la coscienza di sé dell'uomo. Helen qui faceva riferimento al ruolo della lingua, perché essa è, come dice, un mondo intermedio che si trova tra le coscienze e il mondo delle cose e ad un tempo unisce e divide. Ciò che è particolare è che la lingua è rivolta alle cose, ma ne subisce resistenza. Mentre il pensiero, ecco di nuovo Gehlen, mentre il pensiero in parole trova resistenza presso le cose, ricade su se stesso. Dice riflessione. Si rifletta la parola rimandata a se stessa. Laddove però la parola incontra resistenza e viene riflessa dalle cose, qualcosa di queste ultime rimane attaccata alla lingua. Da qui, continua Gehlen, ne deriva la capacità dell'uomo di riflettere. Le cose si impongono alla lingua e modificano la lingua e il mondo della fantasia immaginato mediante la lingua. Ma questo è anche il senso della riflessione teorica. Non deve essere non coinvolta, indifferente o neutra nei confronti delle cose. Deve essere tinta, dunque colorita dalle cose. Questo sono veramente colorito. L'uomo cozza dunque contro la resistenza delle cose. E non è questo ciò che è anche al centro dell'analisi della morfologia urbana. Che la città, ogni città, ha una sua dinamica propria che è rivolta positivamente non solo nei confronti dell'uomo, ma il suo contributo alla vita consiste proprio nella sua resistenza ad essa. Anche la città oppone sempre resistenza. Attraverso questo suo opporre resistenza, riesce anche a influire sulle persone. Questa è la sua funzione culturale, quella di essere formante, civilizzante e educante. Secondo il pittore e architetto tedesco Carl Friedrich Schinke, l'architettura come istituzione nello spazio pubblico aveva una funzione formativa. Si può parlare anche di una funzione formativa della città. Gli esseri umani modellano le città e ne sono successivamente a loro volta plasmati. Nella differenza, nella resistenza che oppongono, si costituisce l'anima umanistica della città. Ciò fa parte della loro struttura morfologica e degli indici storici che rimangono attaccati alla città. La città carica di indici storici oppone, per così dire, resistenza all'ignoranza, al consumismo, agli automatismi della quotidianità e alla svagatezza. Io ritengo che il compito della ricerca della morfologia urbana sia quello di fortificare contro l'ignoranza degli esseri umani la caparbietà della città e la sua base umanistica, di renderla visibile ed efficace. E nell'opporre resistenza,
la funzione umanistica delle città, che nel contempo rappresenta il suo lato stimolante, della resistenza che oppone si vede adeguatezza. Ma non è appunto nella resistenza oggettiva la funzione umanistica dell'architettura. Non è che ogni muro, per principio, prima di tutto intralcia l'essere umano o, opponendo resistenza, gli blocca il cammino, per poi, mediante un'apertura, una porta, sgombrare il percorso verso l'altra parte della parete o verso l'interno della casa, dove le persone possono poi stare insieme e dove possono svolgersi i vari processi di socializzazione. L'adeguatezza della città all'essere umano è costituita dal suo opporre resistenza o dalla sua resistenza oggettiva. Vale a dire nella differenza, nell'eccentricità, nella posizionalità eccentrica, l'essere umano e della città o dell'essere umano o dell'ambiente. Intendo dire però che la concezione del porre esistenza del mondo delle cose e della città deve essere oggi ampia. Con l'aperto, l'uomo e l'animale di Giorgio Agamben e le tesi di Jacob von Uexküll tratte da questo testo Excursus nei mondi animali e umano, il concetto di adeguatezza deve essere liberato dalla sua definizione antropocentrica e la morfologia della città deve essere ampliata ad una morfologia degli ambienti. Jacob von Uexküll, attraverso i suoi studi sugli animali, è riuscito a dimostrare come l'essere umano viva sì nel suo ambiente, che però non è l'unico. Ogni animale, secondo le sue capacità sensoriali, vive nel suo proprio mondo o ambiente. L'ambiente umano domina però gli altri ambienti e ne minaccia e annienta l'esistenza. Finire? Ludere? Parlare oggi della tutela dell'ambiente significa riconoscere la resistenza oggettuale degli altri ambienti. Agli ambienti che oppongono resistenza appartengono i diversi organismi, degli animali e delle piante, ma oggi vi appartengono in pari misura gli ambienti materiali, come il clima e l'intelligenza artificiale e gli ambienti delle cose, soprattutto delle città, ma anche delle macchine, degli edifici e delle istituzioni. Oggi la ricerca morfologica dovrebbe essere estesa oltre la città e comprendere la città come ibrido di ambienti diversi, ognuno con la sua propria resistenza oggettuale, ognuno con la sua propria funzione umanistica. È un ulteriore ampliamento del concetto di umanesimo. La morfologia della città oggi ha bisogno quindi di estendersi ad una morfologia degli ambienti. Grazie. Grazie Jörg per la bellissima lezione. Mi permetto una piccolissima chiosa. C'è un aspetto interessante nella morfologia, diciamo, umanistica tedesca, che forse va messo proprio in relazione a Muratori, e che è quello degli studi del territorio. Cioè tutta la geografia culturale, penso a Otto Schlüter per esempio, ma poi ovviamente Humboldt e chi l'ha preceduto fino a Goethe, parlavano proprio di questo, parlavano del territorio come organismo
E è veramente sorprendente il modo nel quale Schluter parla del territorio come architettura. Lui non usa questa espressione, però di fondo è la stessa idea di Muratori di considerare, come giustamente diceva Purini, non la città, il territorio come parti separate che poi, ma come un intero organismo. Questa è un'idea, diciamo, che appartiene sicuramente storicamente alla cultura tedesca, alla geografia tedesca, e che credo Muratori non abbia mai conosciuto, però in maniera sorprendente riportava più o meno le stesse cose. Noi abbiamo conosciuto, diciamo, questa scuola indirettamente attraverso Conzen, che è, diciamo, un geografo tedesco emigrato in Inghilterra durante il nazismo, quale ha portato avanti questa scuola e l'ha, diciamo, applicata anche alla scala urbana. E sorprendentemente molte delle definizioni coincidevano esattamente con i simulatori, senza che loro dunque adesso abbiamo un'ultima conclusione da parte dei co-direttori della rivista, Matteo Ieva, Marco Maretto e Paolo Carlotti, che, diciamo, trarranno un po' le conclusioni di quello che è stato detto e qualche previsione della rivista. Ringrazio anch'io il professor Franco Purini, il professor Alberto Ferlenga, il professor Jörg Gleiter, autorevoli studiosi che hanno, anzitutto per aver accettato l'invito e poi per aver espresso, come dire, un proprio pensiero critico su questo tema che è stato lanciato dalla nostra rivista ed è stato introdotto dal direttore della rivista stessa, che è il professor Giuseppe Strappa, fornendo peraltro stimoli, io credo, anche di grande interesse, perché aprono orizzonti, dagli appunti che ho riportato nel mio quaderno, orizzonti, devo dire, di grandissimo interesse. Naturalmente il ringraziamento va anche a tutti i convenuti, vi compreso quelli che stanno seguendo da remoto questi lavori, e sono più di una ottantina, ci comunicavano i nostri responsabili. Siamo molto contenti che ci sia stata questa partecipazione all'iniziativa della rivista. È un'iniziativa che possiamo considerare solo, diciamo, la prima di una lunga serie che porterà avanti così un po' questi interessi, che sono quelli che coltiviamo anche all'interno dell'ISUF Italy, che si concentrano, come diceva il professor Strappa, prevalentemente nel campo della morfologia urbana. Ora, il mio compito, diciamo, nella struttura che ci siamo dati, è quello di inquadrare gli aspetti generali che sono stati trattati nella rivista, e naturalmente lo farò, diciamo, molto sinteticamente, considerata anche l'ora, però esponendo un mio punto di vista. E quindi proporrò soprattutto alcune riflessioni sul senso degli studi e del progetto urbano, temi che sono stati trattati all'interno della sezione da me curata, che, come diceva anche il professor Gleiter, è ripensare la morfologia urbana, un tema che è stato affrontato da tutti quanti gli autori insieme a noi organizzatori, e che ha in qualche modo costruito realmente lo scenario degli studi, delle ricerche praticate nelle scuole italiane oggi. Comincerei al solito con proporre qualche domanda. La prima, diciamo, che è un po' venuta fuori anche dalle sollecitazioni che ha offerto il professor Purini, è la più, diciamo, sicuramente spontanea. È possibile pensare a un metodo critico in grado di conquistare un sapere indiscutibile, sia in termini di conoscenza sia di progetto, quando si parla di forma urbana, soprattutto nel contemporaneo formarsi delle città? Io direi che preliminarmente non possiamo ammettere il principio che, diciamo, qualsiasi traiettoria di metodo o di sistema speculativo proposto in questa direzione possa ritenersi teoreticamente perfetto. È assolutamente improbabile questo, proprio perché l'ambito di osservazione, che è quello esteso all'intera scala urbana,
riassume, diciamo, in sé una indeterminata gamma di componenti che non sono mai conoscibili integralmente. Questo è stato messo in evidenza in più occasioni negli interventi che mi hanno preceduto. E quali sono queste componenti? Certamente sono quelle antropiche, quelle tipo morfologiche, topologiche, sociali, economiche, etiche, estetiche, e quindi è difficile che queste possano essere, diciamo, riassunte, soprattutto comprese e possedute da chi opera. Però, diciamo, quello che abbiamo potuto notare con gli scritti che compaiono nell'ultimo numero della rivista che vedete adesso, così un po' scorrere alle mie spalle, è che possiamo essere certi che alcuni concetti che riguardano in generale il tema della forma urbana e dello, diciamo, dello spazio urbano in generale, trovano proprio nelle scuole di architettura italiane una potente, diciamo, alternativa anche a una deriva che a volte è di natura spiccatamente puro visibilistica, come appare ad esempio in altri paesi, o di natura prettamente, diciamo, di tipo statistico-economico, come viene proposta da altri ambiti e altri settori scientifico-disciplinari. È stato nominato dal professor Geyer il metodo di space syntax. Io credo che, insomma, tutti concorrono a definire alcuni aspetti che sono per noi fondamentali, però notiamo che alcuni di questi finiscono per cogliere della complessità della realtà costruita aspetti che noi riteniamo assolutamente, diciamo, epifenomeni, quindi non proprio quello che può riguardare l'interesse che abbiamo noi, in qualche modo, diciamo, morfologi che guardiamo la concetto, non c'è trasformarla attraverso il progetto. Quindi quello che si nota proprio attraverso il contributo di tutti gli autori è che il panorama degli studi italiani, possiamo dire che è specchio di un movimento del pensiero propositivo che, diciamo, interessante vedere che agisce con varie sfumature, ovviamente, di metodo, e sono tutte quante tese ad accertare, diciamo, l'adeguatezza del proprio statuto disciplinare, soprattutto la comprensione delle vocazioni espresse dalla città. Però è stato già detto, siamo in una fase di transizione e di crisi, e come tutti questi momenti, lo diceva anche il professor Strappa, è difficile che si possa immaginare così, diciamo, anche attraverso un processo rapido, l'evidenza di un sistema teoretico che possa dirsi assoluto e quindi che si possa considerarsi pienamente efficace. E invece io credo che possiamo notare, proprio da questo panorama di scritti che emerge nei due numeri, una pluralità di teorie analitico-progettuali che sono spesso proprio incardinate in una ricerca che va, diciamo, un po' nel concreto di ciò che può intendersi come fatto urbano. E questo credo che sia una rara risorsa da non dilapidare. Dicendo quest'ultima cosa, ho tirato in ballo due termini importanti, secondo me. Uno è teoria, l'altro è fatto. Per cui viene fuori immediatamente un'altra domanda, direi anche abbastanza spontanea, diciamo anche retorica. È lecito immaginare una teoria che possa dirsi un fatto? Intanto, diciamo che la teoria è qualcosa che viene espresso, è stato detto, certo fondata su dati reali, ma non è ancora la dimostrazione di qualcosa. William Weigel diceva: la teoria appartiene al soggetto e ai soggetti che l'esprimono. Il fatto invece è il dato concreto. Quindi questo rapporto fra teoria e fatto, è possibile che nello studio della forma urbana possa dirsi dimostrato? Fatto, non dato, quindi è già appunto la dimostrazione di qualcosa. E come soprattutto interpretarla nel progetto urbano, giungendo a comprendere, diciamo, proprio quali sono tutti gli elementi che interferiscono con le scelte che condizionano l'attività critico-creativa individuale, che è il problema quando si opera nel costruito che, diciamo, un patrimonio e l'evidenza di un'intera cultura.
Ora, partendo dalla convinzione, io insomma penso di poterlo dire anche con una certa sicurezza, che noi non possiamo supporre, diciamo, l'integrale insondabilità della significazione dei fatti urbani, perché questo è vero, diciamo, nell'evidenza degli studi che abbiamo, che sono stati prodotti, però io penso che è necessario rilevare che le attese della città odierna muovono spesso su ambiti evolutivi che sono anche, diciamo, di drastico rovesciamento concettuale. E quindi tutto questo, diciamo, obbliga a pensare a qualcosa, diciamo, un modo parallelo di studiare i fenomeni urbani che non possono essere sempre riconoscibili attraverso i processi noti, ma anche attraverso, diciamo, le dinamiche consolidate. E gli strumenti di analisi che vengono impiegati anche dalla scuola italiana, è stato evidenziato, il professor Curini ha messo in evidenza anche altre componenti, lo ha fatto il professor Ferlenga, come lo stesso professor Gleiter. Questi strumenti sono solo parzialmente adeguati, a mio parere, a comprendere le meccaniche su cui si muove la struttura, a volte anche molto composita, della città odierna. E quindi, diciamo, come uscire da questa impasse, consapevoli che quando ci si imbatte nello spazio in divenire della periferia informazione, nel periurbano, nel rapporto con il territorio, con lo spazio di natura, le variabili critiche risultano essere molto più amplificate e forse ancora non dominabili, proprio perché manca la consapevolezza, secondo me, di alcuni segni, ma anche di molte parvenze. Attenzione, segni lo dico nell'accezione che viene data dalla semiotica, non è il graficismo, ma è l'espressione di una cultura. Ma dicevo, anche manca la consapevolezza di alcune parvenze. Per che ragione le parvenze? Le parvenze sono importanti nei momenti di transizione, soprattutto quando ancora non c'è una distanza critica, storica, necessaria per comprendere pienamente i fenomeni. Quindi l'insieme delle parvenze finisce per, diciamo, costruire un mosaico importante, proprio perché manca quella certezza che si può solo esprimere quando il tempo ha già ormai sedimentato alcuni fenomeni. E vi ricordo che lo stesso Hegel diceva che la parvenza è essenziale all'essenza, in fondo quello cui ci occupiamo è proprio la ricerca dell'essenza dei fenomeni per poter intervenire nella città. Quali ambiti possiamo noi provare a intercettare per arricchire la nostra ricerca, che non può essere fatta solo di questo patrimonio di studi? Beh, io penso ad esempio a quello che propone Marco Gé, che riflette su alcune questioni del tempo presente e lo legge attraverso il concetto di surmodernità, che è un concetto, direi, importantissimo, perché, diciamo, significa l'annuncio di un tempo presente che è incentrato su una forma di eccesso e di sovrabbondanza, dice. Di che cosa? Eccesso e sovrabbondanza, dice, di tempo, di spazio, ma anche di ego, soprattutto di ego. È un concetto che andrebbe, secondo me, diciamo, un po' perseguito e approfondito. In parallelo, io credo che sia interessante anche mettere in relazione dialettica a questo concetto quello che viene espresso come intuizione, ancora credo che sia fertile, con l'espressione della condizione eterotopica suggerita da Foucault. Foucault riflette sulle utopie del nostro tempo e le considera come costituite da luoghi in cui, diciamo, è assente uno spazio concreto in grado di dialogare direttamente con lo spazio reale della società. E questo, dice, è un rapporto di analogia diretta o addirittura rovesciata. Che cosa può significare per noi tutto questo? Significa pensare a una specie di proiezione ideale, diciamo, di queste componenti, che coincidono proprio con quegli ambiti spaziali che definiamo dalla morfologia assente o addirittura inafferrabile. Ecco, da qui un suggerimento da parte del filosofo francese a introdurre una nuova scienza che chiama eterotopologia, forse in grado di studiare le nuove e infuturate gamme spaziali.
se analizziamo lo spazio contemporaneo, spesso viene proposto in forma autoriale, questo direi che è assolutamente inevitabile. La componente di astrazione, a volte anche di natura metafisica, diciamo, trova una propria garanzia di verità, la trova in se stessa, e in molti casi è coincidente con un interesse a non stabilire un rapporto con l'intorno, con il costruito, con gli organismi, con gli enti con cui il proprio progetto partecipa, perché si preferisce inseguire lo scenario speculativo dei segni puri, in questo modo ostentando indifferenza verso quei principi coagulati all'interno della, di una cultura. Sono di fatto spesso segni teorici, molto spesso un operato che persegue una sovrasignificazione, forse di non semplice percezione proprio nel concreto della propria significazione, e questo in rapporto al senso che una cultura stessa esprime. E quindi ora non c'è dubbio, io credo che le scienze complementari che contribuiscono proprio a comprendere le manifestazioni dell'essere, inevitabilmente incardinate nel mondo dell'architettura, e ricordo, è stato citato tante volte Muratori, lo ricordo anch'io, Muratori diceva l'architettura è specchio della civiltà, è l'espressione della civiltà, e quindi queste, il supporto di queste scienze complementari io credo che può concorrere a spiegare in modo diverso la realtà, e quindi io credo che dobbiamo dotarci oggi di dispositivi concreti con cui comprendere la fenomenica complessa odierna. In che modo? Pensando ad una nuova teoria. Una nuova teoria in cui far coesistere, io penso, l'apparato molteplice degli studi che sono proposti dalle scuole italiane, ed è certamente ricco, deve essere riproposto in forma di sistema, lo dobbiamo coniugare a qualcosa d'altro che proviene proprio dai campi di interesse, diciamo, che incedono sul nucleo comune che può essere, diciamo, riferito alle manifestazioni antropiche. Un'ultima considerazione chiusa. Io penso che il contributo che è stato offerto da questo numero di Urban Form and Design è il prossimo, insieme al prossimo, che sono, diciamo, stati voluti con convinzione dal direttore, professor Giuseppe Strappa, portati all'attenzione della comunità scientifica. Io credo che non sarà stato inutile se si continuerà su questa strada. Abbiamo avuto diverse sollecitazioni e il professor Pulini lo ha ribadito quasi urlando. Cioè se, diciamo, costruiremo insieme un reale interesse a, diciamo, definire un tema che porti all'interpretazione della forma urbana e del progetto, mettendo da parte le divisioni ideologiche di appartenenza che hanno fino ad oggi condizionato un po' le nostre ricerche. Lo hanno detto in più occasioni sia il professor Pulini che il professor Ferlengo. Altri settori disciplinari, varcando i propri confini disciplinari, stanno, diciamo, prendendo possesso di tutti quegli spazi lasciati liberi dal nostro parassitismo. E quindi io credo che per questo motivo occorre inseguire proprio studi, traiettorie di studio possibili e durevoli, soprattutto contrarie, dobbiamo sperare, a quei sentieri interrotti, come li definisce Martin Heidegger, che si perdono nel bosco. Il bosco per noi è quello delle questioni problematiche della contemporaneità. Grazie. Matteo, io sarò molto più breve, voglio concentrare solo su due aspetti che sono, mi aggiungo ai ringraziamenti innanzitutto, non li replico perché sarebbe inutile, però sono assolutamente dovuti e importanti. No, mi voglio concentrare solo su due piccoli aspetti molto rilevanti che sono emersi sia in molti dei saggi del numero 15 della nostra rivista, in particolare poi nella parte che mi sono... che si chiamava più tradizione di nuove scuole, e ovviamente sono emesse oggi anche
interventi dei nostri ospiti. Il primo nasce da una sollecitazione a cui io tengo moltissimo, fatta al professor Purini, a proposito della unità dei saperi, ricordando ancora una volta e con chiarezza il bellissimo testo appunto di Claudio D'Amato sulla scuola di architettura italiana e su quel discorso che faceva, poi era parte importante anche del suo impegno, se vogliamo, di costruzione del sapere, soprattutto in questa scuola, chiaramente che fa questa distinzione tra l'insegnamento organico di matrice giovannoniana, no? Quando si parla delle scuole di architettura, e l'insegnamento seriale legato alla nascita delle facoltà di architettura. Questo è estremamente rilevante perché, innanzitutto perché la realtà di oggi ci dimostra come un architetto specialista è un architetto che nasce miope, nasce incapace di gestire processi complessi, sempre più transdisciplinari della realtà contemporanea. L'altra ragione è quella che invece un architetto, una volta si diceva quasi in modo dispregiativo, generalista. Io direi l'architetto che ha una cultura più ampia, che ha gli strumenti critici capaci di leggere tutti i fenomeni nella loro complessità e soprattutto nella dinamicità della loro trasformazione nel tempo, probabilmente oggi è estremamente più efficace. Oggi sono uno che si chiedesse che cosa fa l'architetto, la risposta sarebbero infinite, quasi infinite, nel bene o nel male. Questo ci dimostra che indubbiamente una formazione unitaria che ripunta all'uomo come centro del sapere è sicuramente necessaria. Ma d'altronde questo è più che mai vero quando parliamo di architettura. Ricordiamo i famosi, diciamo così, distinti vitruviani che distinti non sono, adesso l'ho scritto anche nell'introduzione, nel titolo del mio saggio, si parla di firmitas, di utilitas, di venustas, ma in realtà se guardiamo il testo vitruviano c'è traccia di firmitas, utilitas, venustas. Vitruvio parla di ratio firmitatis, parla di ratio utilitatis, parla di ratio venustatis. Sono i tre concetti, non sono concetti, sono degli aggettivi che, diciamo così, declinano il pensiero. È il logos che guida questi tre aspetti, è la ratio, è la mente, è l'uomo. Non sono gli atteggiamenti settoriali, quindi autoreferenziati, quindi miopi, oggi soprattutto nella realtà contemporanea. E questa è una cosa estremamente rilevante, si è dimenticata troppo in fretta, per motivi vari, non so se ha sicuramente in qualche modo rientrano i distinti crociani che in opposizione a Hegel leggeva la logica, l'anatomia, l'etica e l'estetica come cose, figure totalmente autonome, in aperta opposizione al pensiero hegeliano, che li vedeva addirittura cicliche, connesse l'una con l'altra, ma non è questa l'area del luogo per fare questa discussione. Quindi più che mai il tema dell'unicità dei saperi è qualcosa di estremamente rilevante quando si parla dell'uomo, quando si parla dell'architettura più che mai. Secondo concetto, parliamo di uomo, parliamo ovviamente quindi di città. Ricordava prima sempre il professor Purini che Lévi-Strauss parla della città come cosa umana per eccellenza, dice anche che è individuo e gruppo, che è vissuta e sognata, tutta una serie di elementi che appartengono alla città, appunto, progettata, trasformata e abitata da ognuno di noi, perché l'architettura appartiene a ognuno di noi, un po' come in quanto esseri umani, no? In fondo la medicina funziona per tutti noi, indipendentemente dalla nostra tradizione culturale o etnia, bene o male, perché agisce su di noi in quanto esseri umani. Ma se la città è cosa umana per eccellenza, il discorso ha una sua interessante analogia, quando parliamo e pensiamo alla morfologia urbana, quando pensiamo agli strumenti della morfologia urbana che sicuramente guardano la città come una unità concettuale prima che nelle sue manifestazioni fenomeniche. È la città come prodotto dell'uomo, innanzitutto l'oggetto primario su cui gli strumenti della morfologia urbana pongono la loro attenzione, ed è per questo che possiamo applicarli a città completamente diverse fra loro. Possiamo applicarli a una città policentrica come Londra o a una città eminentemente monocentrica come Pechino. Possiamo applicarli alla città storica, ovviamente, dove gli studi di morfologia urbana sono nati, indubbiamente, ma possiamo anche applicarli alla città contemporanea. In modo particolare, ad esempio, li possiamo applicare alla città informale. È una cosa che ci siamo accorti qualche anno fa in uno studio fatto insieme con Anarita Amato sulle vicias argentine, in particolare sulla vicias 31 di Buenos Aires, ci siamo accorti che gli stessi processi applicati allo studio di un qualunque centro storico italiano, ad esempio abbiamo fatto una comparazione fra Siena e pur in situazioni, diciamo così,
geomorfologiche radicalmente opposte, eppure gli strumenti utilizzati per una città come Siena erano assolutamente gli stessi che potevamo applicare alla città informale di Buenos Aires, a una delle città come delle vicias di Buenos Aires, dove esiste un tipo, in quel caso addirittura legato alla casa del Medio Patio, insomma, di tradizione appunto argentina e prima ispanica, comunque c'è un tipo che si evolve nel tempo, ovviamente il tipo base, il tipo a corte, che si intasa, si costruisce. Oggi la vicia ha un suo centro storico, fatto di edifici di 5-6 piani fuori terra, costruiti spontaneamente, illegalmente, rapidamente, e alla sua periferia fatta di case a corte, in cui c'è solo il recinto e qualche elemento che intasa questo recinto con delle lamiere. Cioè si può leggere paradossalmente tutta l'evoluzione famosa del processo tipologico di una città informale. Ripeto, l'esperienza personale è stata condotta in Argentina, in una situazione anche, diciamo appunto, geomorfologicamente facile. Le favelas brasiliane hanno una complessità ulteriore. Per esempio, mi piace ricordare sempre un piccolo aneddoto, diciamo così, familiare, quando alcuni anni fa una Biennale di Venezia, quella con tutti quelli fantastici, io ci andai con mio figlio piccolo di 5 anni, c'erano questi grandi poster con appunto la città informale, le favela in genere, in primo piano, tutte degradate, alcune franate, e sullo sfondo le meravigliose, così, torri bianche della città ricca, le torri con le piscine, le torri sfavillanti. Beh, mio figlio, di fronte a questi grandi poster, mi chiede che cosa siano. Io gli spiego di che cosa si tratta, lui mi interrompe e fa: no, ma che questa è in primo piano, c'è la favela, è la città, io lo capisco benissimo. Quindi per un bambino di 5 anni, puro istinto, se vogliamo, la favela riproduce automaticamente, istintivamente, tutti quei sistemi di relazioni, di rapporti tra pieni e vuoti, tra abitato e anche, insomma, sì, degradato, eccetera, che appartengono all'abitare urbano da parte, quindi, di una città. Quello che lui non capiva erano quegli oggetti bianchi, privi di connessione, a parte per il colore, per l'altezza, posti sullo sfondo dell'immagine. E questo, insomma, è abbastanza rilevante. Soprattutto quando pensiamo quindi alla ampia potenzialità di applicazione di strumenti, ovviamente necessariamente rinnovati e necessariamente non esaustivi, quali quelli della morfologia urbana, anche la città contemporanea. In fondo, l'immagine di Ambrogio Lorenzetti, che ci ha fatto vedere il professor Perlenga poco fa, degli effetti del buon governo, in quel caso in città e campagna, ci dicono questo. Noi abbiamo a sinistra la città perfettamente organizzata, eccetera, a destra la campagna comunque accuratamente appoderata e curata, in mezzo a dividere l'esatta mezzeria dell'affresco la cinta muraria, una cinta muraria che però in realtà non è una cinta dividente, ha una consistenza tridimensionale equivalente a quella di un foglio di carta, a parte che la porta urbana è l'unico elemento che viene disegnato nella sua piena tridimensionalità in quanto luogo di passaggio tra città e campagna. Proprio perché, come ricordava già negli anni 50 un paesaggista americano, J.B. Jackson, città e campagna fanno parte dello stesso paesaggio. Per noi è il paesaggio umano, evidentemente, o paesaggio antropico, al quale quindi possiamo applicare gli strumenti della morfologia urbana, soprattutto se letti in chiave, diciamo, strutturale, per non essere ripetitivi e dire morfologica. La città però è quindi anche il fondamento, grosso modo, di o quasi tutta la scuola di architettura italiana. La lettura urbana è stato e dovrebbe essere, concordo ovviamente pienamente, il fondamento nel fare architettura, del pensare la città in assoluto, ma lo è stato sicuramente a proposito delle scuole di architettura, delle scuole italiane di architettura, e proprio perché è la città con la C maiuscola, la città come concetto complessivo, come cosa umana per eccellenza. Su questa, diciamo così, comunione di interessi e di oggetto di studio, ma anche quindi di esiti verso i quali l'analisi della città è stata tradizionalmente indirizzata, soprattutto in Italia per l'appunto, si fonda un po' all'origine di questo numero 15 e del successivo numero 16, cioè la consapevolezza che esista in Italia una grande quantitativo di frammenti di scuole, di frammenti di esperienze di ricerca, di esperienze didattiche, di esperienze di vita anche, che però forse è il caso di cominciare a guardare e evidenziare non nelle loro differenze, ma appunto nei loro punti di contatto, nelle loro, ovviamente non si tratta di eguaglianze, ma sicuramente nella convergenza dei loro interessi verso un comune oggetto di studio studiato comunque con intenti assimilabili. Questa è un po' l'origine stata del, del, di questo doppio del convegno e di questo doppio numero
della nostra rivista, nella convinzione in cui ci sia la possibilità di intraprendere un nuovo percorso comune, ovviamente più ricco, più aperto che in passato, superando barriere che mi ricordo quando ho cominciato a studiare al dottorato e mi sono letto tutti i testi che andavano letti, giustamente, che venivano consigliati, che andavano letti per chi si occupava di città, di morfologia, eccetera, eccetera. E per primo mi facevo fatica a comprendere le reali divisioni che comunque mi erano state tramandate da una scuola all'altra, tra un maestro e l'altro. Distinto notavo innanzitutto i punti di convergenza. Sarà stato anche che era un momento di ormai distruzione, la fine dei maestri era consolidata, le università, le facoltà di architettura in Italia, io sono cresciuto nella facoltà di architettura di Roma, avevano perso qualunque, almeno per noi studenti, qualunque riferimento, qualunque appiglio culturale chiaro, qualunque certezza, qualunque verità. Non c'era più una verità da perseguire, cioè erano tutte e nessuna, anzi non andava più perseguita una verità perché era sacrilegio. È chiaro che l'istinto era di noi studenti di cercare delle nuove verità e cercare attraverso la ricucitura di elementi che probabilmente appunto non erano poi alla fin fine così divergenti. Nel momento in cui venivano da noi storicizzati, questi elementi emergevano nella loro sostanza concettuale, che era una sostanza concettuale fortemente non assimilabile ma accomunabile in un percorso comune in cui credo fortemente, ne abbiamo parlato spesso anche appunto con i colleghi, sia un percorso possibile per il futuro delle scuole di architettura italiane, proprio in un'ottica nel quale io spero che la nostra rivista possa fare agire come promotore culturale, promotore appunto di raduno, come ha fatto in queste due occasioni, e di spinta e di apertura verso un futuro che al di fuori dei nostri confini vediamo molto più fertile di quanto non sia in realtà, proprio perché, come ribadiva prima il professor Perlenga, la morfologia urbana, l'analisi urbana, gli studi sulla città, soprattutto di matrice italiana, studi volti alla conoscenza per la trasformazione della città, questo è molto importante, al di fuori dell'Italia stanno tornando o riemergendo con grande urgenza e grande forza. Sono diverse le università che si sono dotate di un dipartimento di urban morphology, penso a Nanchino, penso a Chicago, penso al Brasile, nel Minas Gerais. Sono diverse le situazioni in cui le facoltà si stanno riorganizzando e stanno creando delle strutture ad hoc che si chiamano proprio Urban Morphology Unit, Urban Morphology Department, eccetera, eccetera. E ovviamente guardano all'Italia in qualche modo alla ricerca di indicazioni, di conoscenze, di strumenti per andare a avviare questo loro nuovo percorso. Io concludo qui, ringrazio ancora i nostri partecipanti e passo la parola a Paolo Carlotto. Grazie a Matteo per aver voluto che dicessi due parole a questa occasione dove non sono stato completamente coinvolto, io sarò coinvolto nel prossimo numero. E quindi durante il viaggio mi domandavo che cosa dire dopo tutto quello che è stato detto già in questa occasione, soprattutto dopo l'introduzione di Giuseppe Strappa, poi Matteo Ieva, poi Marco, che ha ripreso alcuni elementi significativi introdotti dagli oratori. Ho pensato più che altro al cammino della rivista. Il cammino della rivista che arriva in questo momento in una sorta di conclusione, diciamo un primo passo importante, una rivista che è cominciata, che abbiamo cominciato nel lontano 2014, con Marco e Giuseppe Strappa, un po' nell'incertezza, quasi increduli, a portare una rivista che potesse essere un punto di riferimento su questi studi sulla forma urbana. Qualcuno diceva sulla forma urbana e sul progetto, per sbaglio parlava Giuseppe Strappa all'inizio. C'è una differenza tra morfologia, è una parola molto usata da tanti per tanti significati. Ho sentito parlare di morfologia parlando di psicomorfologia, biomorfologia, ma qualche altra cosa che non c'ha proprio nel legame diretto con la tradizione degli studi sulla forma urbana italiani, ma direi europei. Giuseppe ricordava
von Humboldt, ma io direi Ritter, Ratzel, Vidal de la Black, che hanno studiato le architetture del massiccio centrale francese, e perché no, Karl Ortsauer a Chicago, che parlava di organismo territoriale. Cioè, sono studi che hanno delle radici profonde, non nascono così. E pensavo al numero, a questo numero 15, molto significativo, che fa un panorama generale di quello che è l'attenzione a quanto questa disciplina è attenzionata anche a livello italiano, sotto vari aspetti. Certamente diciamo che c'è una scuola italiana che però, come una volta è capitato a sentire una conferenza, noi architetti ci piacciono i disegni, non tanto le parole importanti, ma ci interessa capire concretamente qual è la storia della città. Caniggia spendeva tantissimo tempo proprio nel disegnare, perdeva giornate intere a studiare le carte, come se le carte potessero trasferire il contenuto. Ora noi nella nostra disciplina sullo studio della forma urbana abbiamo fatto questa rivista proprio nell'obiettivo di cercare di costruire un foro che offrisse una piattaforma di discussione anche su questi spazi, aperta a anche altre discipline, però sostanzialmente un posto che offrisse a questi studi sulla forma urbana, studi grafici e diciamo direttamente pratici tipici degli architetti, che non trovava spazio in altre riviste, perché le altre riviste parlavano di architettura, di poesia, di forma, di intenzione, ma poco di contenuti di quello che significava realmente la forma urbana. E io credo che questo sia un aspetto importante, forse non ci aspettavamo che in qualche modo la nostra rivista potesse diventare un punto di riferimento nazionale. Credo che questo sia solo un momento significativo che ha coinvolto, diciamo, esponenti della cultura, quale Pulini, Perlenghi, eccetera, che a riflettere su questo tema, ma diciamo che soprattutto c'è una certa diffusa attenzione anche in altri ambiti, sottile, a volte episodica, che in qualche modo trova dei consensi e chiede delle spiegazioni. Il numero successivo, che sarà parte integrante di questa rivista, si pone proprio questo, si apre, diciamo, introduce, fa una sorta di preludio a quello che potrebbe essere un ulteriore numero dedicato al progetto, cioè riflette su quelle che sono state le esperienze formali e quali contenuti cogliere nella forma della città. Ad esempio, certamente tutti gli studi di morfologia, lo ricordava, se non sbaglio, Ferlinga prima, c'era stata a un certo punto una ripetizione di studi sulla forma che in qualche modo ripercorrevano sempre le stesse linee. Forse dobbiamo superare questo gap e cercare di capire qual è l'essenza che ha guidato la trasformazione della forma, quell'essenza che forse va oltre e chiede a noi uno sforzo, diciamo, complementare, ma di tutta la comunità scientifica, a riflettere su quelle che sono le regole che hanno guidato la trasformazione e che possono essere comprese per guidare l'ulteriore trasformatore, cioè il progetto. Ecco, il numero 16 sarà semplicemente una rassegna di riflessioni, ci sono contributi, adesso non cito i nomi, ma riflessioni su progetti eseguiti che sottolineano e aprono in qualche modo uno spiraglio di quale può essere il contenuto del perché restituire un'identità in quale forma, oppure quale centralità, che sono i temi dell'architettura tradizionale. A volte un architetto si trova a dover fare un progetto per scardinare un sistema e proporre un'altra idea di città. Lo è sempre stato dall'età romana, se pensiamo all'impatto che la Roma imperiale ha fatto sulla Roma repubblicana, è stato devastante, l'ha sostituita completamente. Si parla di età romana, ma quale età romana? Ne parlavamo con Carafa, ci sono 700 secoli, 7 secoli di storia della città romana, quindi è un po' difficile non pensare che quella città è stata trasformata e ha subito varie idee di città. C'era una relazione, qualcuno suggeriva, tra la morfologia fisica e l'aspetto della città in generale, ma questa relazione tra l'aspetto fisico della città esiste anche nella città contemporanea, e questo ci deve spingere a osservare quelle che sono le mutazioni e le dinamiche che si incontrano sulla città contemporanea. Abbiamo speso vario tempo a riflettere su questo. Uno degli ultimi lavori più interessanti che abbiamo fatto è stato quello su Centocelle, dove un quartiere apparentemente informale come Centocelle può essere rilietto secondo quelle che sono il rapporto tra la forma fisica e lo sviluppo del quartiere, così come altre città, voglio dire.
e lo sottolineava, se non sbaglio, anche Aimonino nel testo che fa con, soprattutto per la città di Vienna e Padova, dove mette in relazione le trasformazioni del tessuto di Parigi, dicendo che la trasformazione, l'introduzione di viali come Rue de Rivoli, eccetera, sono a volte andati in deroga al progetto proprio per adeguarsi a quelle istanze concrete che imponevano un disegno, un'invenzione della forma che dovesse rispondere a quella morfologia. Ecco, il mio compito era solo quello di introdurre quello che sarà, speriamo presto, il prossimo volume e che integrerà in qualche modo questi studi che vogliono uscire ancora di più su questa riflessione che porterà a riflettere su contenuti diretti sul progetto architettonico. Grazie. Bene, ci avviamo realmente alla conclusione. Io volevo però fare un ringraziamento personale a tutti i colleghi della redazione di Bari in questi giorni per organizzare questo evento. Tutti hanno dato un contributo preziosissimo. Però vorrei anche ricordare il fondamentale contributo che ha dato la professoressa Ficarelli. Senza il suo apporto questa iniziativa non avrebbe avuto assolutamente l'origine, la vita. No, non è solo logistico. Grazie di tutto. E ora siamo alla tavola rotonda. Io non so quanti colleghi si sono prenotati. Non so se il dottor Cusano può verificare se c'è nessuno ancora. Quindi, non so, ecco, sì, un momento, però io inviterei i coordinatori della tavola rotonda, chi insomma vuole di voi un po' gestire questi interventi, a venire qui al microfono. Quindi, prego. No, chi viene lì. Allora, buonasera a tutti. Avevamo previsto in chiusura un breve momento di dibattito per condividere alcuni dei temi che sono stati posti durante la stesura della rivista, della giornata di studi e della serata di oggi. Io non aggiungerò niente a quanto già stato detto, ringrazio, accodo ai ringraziamenti e vi invito a leggere i saggi appunto che sono stati pubblicati nella rivista. Chiediamo anche da chi è collegato in remoto se ha delle domande o degli interventi da porre in seguito a quanto è stato detto questa sera. C'è una prenotazione da parte del professor Lavalessere, quindi lascio lo spazio. Bene, intanto buonasera a tutti, ai superstiti di questa impegnativa e densa pomeriggio di studi. Io devo ovviamente cominciare con dei ringraziamenti, ma diciamo non scontati, non formali, intanto al direttore della rivista e ai collaboratori, soprattutto i colleghi della redazione che conosco di Bari, che conosco direttamente e che hanno voluto, soprattutto Matteo, che ha voluto fortemente io scrivessi un testo. Ecco, devo dire che rispetto a questa questione l'invito è a andare avanti e apprezzo anche lo sforzo, anche coraggioso, di capire qual è il futuro di questa disciplina rispetto a che cosa succede oggi nelle scuole di architettura. Però devo dire che
Sono estremamente d'accordo con il professor Curini quando dice di riguardare anche alla storia recente, perché ci sono evidentemente delle grandi omissioni rispetto alla realtà fattuale. Perché lo diceva il professor Ferlenga prima, che quella della disciplina della morfologia, soprattutto agli albori, è legata a un contesto storico importante, che ha due elementi fortemente che influenzano lo sviluppo e la formazione delle scuole di morfologia urbana in Italia. Uno è la questione politica, che incide fortemente sull'idea anche di formare la nuova classe intellettuale del paese dopo la questione del fascismo. E rispetto a questo c'è un altro argomento fondamentale, che è come si ricostruisce in maniera specifica la dimensione dell'intellettuale rispetto alla cultura architettonica in un contesto in cui nelle facoltà di architettura si passa dal numero chiuso all'iscrizione libera. E uno dei problemi della morfologia urbana rispetto alla formazione delle scuole, io nel mio articolo me ne sono occupato rispetto a due figure, soprattutto due figure, quella di Aimonino e quella di Aldo Rossi, nella loro interconnessione, proprio perché Aldo Rossi lo dice in un testo che tra l'altro scrive per la rivista dell'Ordine degli Architetti, che è rimasto inedito per tanti anni fino a poco tempo fa, quando io, ma anche altri autori, hanno ripreso questo testo. E qui dice: il problema è come si forma oggi l'architetto. Ovviamente lo scrive negli anni, fine anni, penso che sia del 69. E poi il ruolo fondamentale di quella che il professor Curini chiamava via cultura architettonica, non quella dell'università, ma quella della tradizione, per esempio, piacentiniana. E questo è un elemento di snodo, e qui la storia ci dovrebbe aiutare a ricostruire, ovviamente io lo dico non disinteressatamente, la figura di Aimonino. Aimonino ha il primo corso a contratto, perché Duratori sdoppia il corso del quarto anno nel 62 di morfologia. Metà corso lo tiene Duratori e coraggiosamente dà l'altra metà del corso ad Aimonino, che lascia metà il corso perché nel 63 Samonà lo chiama a insegnare a Venezia. E c'è il primo corso di caratteri, credo che si chiami, che è documentato perché ci sono quegli straordinari libretti della Cluva in cui si raccolgono tutti gli esiti della didattica. E ci sono tra gli assistenti un giovanissimo Aldo Rossi che viene da Milano. Quindi in quel momento, nella cornice veneziana, per usare una definizione recente di una mostra, si crea una concentrazione del travaso della cultura romana portata da Aimonino, che è, non dimentichiamo, nipote di Piacentini, che Samonà chiama a Venezia e ha come assistente Aldo Rossi e tutto un gruppo di collaboratori che viene dalla redazione di Casabella Continuità di Rogia. Quindi in quell'anno, perché poi nel 64 Rossi lascia Venezia perché vince il concorso a Milano, in quell'anno si sperimenta il primo corso di morfologia e caratteri edilizi all'interno dello UAV di Venezia. E questa è una questione dirimente, perché poi da lì Rossi va a Milano, e quelle questioni di cui parliamo, quella damnatio memoriae di Muratori, che è la stessa che colpisce Gio Ponti a Milano, perché gli studenti si accaniscono contro una dimensione accademica in cui evidentemente non si rappresentano. Lì il ruolo della politica e della politicizzazione degli studenti di architettura, e lì Rogers ha una grande responsabilità non disinteressata verso Gio Ponti, perché c'è un'idea anche di sostituirsi nella rappresentazione del potere accademico, crea anche delle forti aberrazioni. Quindi io l'invito è sicuramente a proiettare la dimensione di questi studi rispetto al futuro, in una prospettiva, ma a guardare anche in prospettiva storica una ricostruzione esatta di una complessità che secondo me è molto più frammentaria di quello che siamo abituati a raccontare nei manuali di storia, come diceva il professore prima, e che evidentemente ci aiuta anche a capire bene come poi per Aldo Rossi, per esempio, quell'esperienza diventa lo strumento che lui utilizza per insegnare. Non so se il professor Ferlenga è d'accordo su questo. Rossi utilizza la questione della morfologia e anche poi
fino alla città analoga in cui sublima questa idea del ridisegno muratoriano delle piante, dei piani terra delle città, che aiuta a comprendere non solo la dimensione dell'architettura, ma anche sociale della costruzione della città, e diventa, io e qui concludo, è su questo aspetto importante rileggere, per esempio, un'intervista che Reichlin rilascia recentemente su come nasce la città analoga. Rossi ha un ruolo molto, ci ha fatto 3 revisioni sulla città analoga. In realtà quella è il metodo che porta in Svizzera quando lascia, è costretto a lasciare Milano per le note questioni in cui tutto il ministero sospende tutto il Consiglio Accademico di Architettura. Quindi questi elementi sono fondamentali anche non solo per capire meglio la questione, le questioni di cui ci occupiamo, ma anche di avere una prospettiva forse più calibrata sulla costruzione della didattica all'interno delle facoltà di architettura, dove in pochissime realtà ancora esiste questa disciplina, no? E quindi concludo con questo, ribadendo i miei ringraziamenti, ma anche con questo invito a guardare anche la storia di questa vicenda, che è quella che forse, come diceva qualcuno, conosco meglio all'estero che in Italia. Grazie e complimenti ancora. Il mio compito era quello semplicemente di moderare gli interventi, quindi non voglio fare questo, non voglio aggiungere altro, perché gli spunti che sono venuti dai vari relatori, che ringrazio, sono tanti, anche fare sintesi diventa difficile per quanto i colleghi lo abbiamo fatto già egregiamente. Volevo soltanto appunto condividere questa considerazione. Qualcuno all'inizio diceva che probabilmente non esiste un dibattito sulla morfologia urbana in questo momento storico, ma esistono molti studi che hanno una postura, una loro serietà e una loro profondità. Io credo che con questi numeri della rivista UPD, in particolare con questa giornata di studi, abbiamo invece scoperto che c'è un forte dibattito che sicuramente potrà dare buoni frutti, che intendiamo portare avanti anche grazie appunto a questa rivista. Ci sono alcuni docenti collegati in remoto che chiedono la parola, che sono stati autori di articoli, in particolare cederei la parola a Nicola Marzot, che è prenotato, e a seguire Renato Capozzi. Chiederei appunto di sintetizzare un po' gli interventi considerato l'orario. Ennio, se puoi aprire il microfono e il video. Sentite adesso? Sì. Sì, buon pomeriggio. Mi scuso perché a causa di tesi di laurea sono riuscito a raggiungere questa interessantissima riflessione a partire dall'intervento del professor Purin. E da lì vorrei quindi cominciare una rapidissima riflessione, cercando come sempre di mettere a sistema alcune tra le molteplici sollecitazioni che ci avete dato. Franco Purini pone due questioni, due domande determinanti, dirimenti. Le città hanno un progetto, la prima, e la seconda, possiamo ed eventualmente in che modo conoscere le città? A me pare che attraverso l'articolazione dei suoi argomenti abbia già dato in qualche modo una risposta, una sorta di chiasmo, mettendo a sistema progetto e conoscenza. Ovvero, cerco di tradurlo sperando di non essere inappropriato, ciò che conosciamo è ciò che progettiamo e viceversa ciò che progettiamo è al fine ciò che possiamo conoscere, introducendo nelle diverse declinazioni del suo ragionamento tanto la componente soggettiva, quella dell'agente della trasformazione, quindi inserendo la riflessione sul progetto in una più generale teoria dell'azione, tanto la questione oggettiva,
che in qualche modo viene richiamata da tutti noi che siamo o comunque aspiriamo a essere dei cultori, dei conoscitori o degli scienziati del territorio in una dimensione appunto più distaccata. Ma c'è anche una questione, a me pare, molto interessante, che è stata posta da Jörg Leiter, quando sostanzialmente ci richiama ad una riflessione sulla componente resistente. C'è un qualche cosa che resiste rispetto all'anelito, a un cambiamento, a un'azione trasformativa. Ebbene, questa dimensione resistente, nella sua riflessione molto colta sull'umanesimo, è riconducibile sostanzialmente a due aspetti. Un primo, che è stato articolato molto bene, la dimensione ambientale. Il fattore ambientale, storicamente, tradizionalmente, originariamente, mi verrebbe da dire, è quel fattore che resiste alla necessità dell'azione trasformativa, e da qui la colta riflessione sul contributo dell'antropologia filosofica, tanto nella declinazione di Gehlen, più attento e sensibile alla dimensione, vogliamola, naturale, quanto nella versione invece di Pesner, più incline ad affrontare la dimensione resistente della realtà socialmente costruita. Ecco, a mio parere questa precisazione di Gleiter è molto interessante per cercare di mettere a sistema tanto ciò che ha ricordato Franco Purini sul rapporto tra Rossi e Muratori, quanto alcune delle riflessioni di Alberto Ferlenga. A me pare che Muratori, rispetto alla distinzione resistente, del fattore resistenza esposta da Gleiter, si concentri prevalentemente sul primo fattore, cioè il rapporto corpi viventi dimensione ambientale, a un punto tale che la sua si traduce a tutti gli effetti, come ho avuto occasione di dire in altre situazioni, in una antropologia del territorio. Mentre, come ricordava, parlando di migrazioni, Alberto Ferlenga, l'operazione che Rossi fa è proprio quella di riconoscere il fattore resistente nella realtà socialmente costruita, proprio quella realtà operante che interessava Saverio Muratori. E quindi, se l'approccio di Muratori alla morfologia è un approccio orientato in senso antropologico, questa dimensione antropologica permane sempre, è molto viva anche nella sua attenzione fenomenologica di vita e storia della città, che poi dopo si perde a favore della dimensione strutturale, in Rossi invece prevale la dimensione politica. Rossi, usando le parole di Ferlenga, fa migrare quella dimensione convenzionale, perché è orientata nella realtà, nella prospettiva della realtà socialmente costruita, in una sorta di vertigine, di vortice, dove quella stessa dimensione storicamente data coesiste e convive assieme ad altre possibilità in uno spazio che è lo spazio dell'immaginazione, dove diventa impossibile distinguere le une componenti dalle altre. E questo dimostra anche il fatto, su quale già in altre occasioni siamo ritornati, della irriducibilità della lettura orientata nella prospettiva del posizionamento dell'uomo verso la realtà naturale di matrice muratoriana, rispetto invece all'analisi rossiana, che va letteralmente a sciogliere quei nessi che sono costitutivi della realtà socialmente costruita. Quindi, per concludere, io ho apprezzato moltissimo l'appello di Franco Purini a una necessità di ricostruire la storia dell'architettura del XX secolo. Ecco, in analogia a questo appello, io penso che sia importante, da una parte, riconoscere come la morfologia implichi sempre un progetto, sia sempre intenzionale, e che quindi, a maggior ragione, anche nel caso della morfologia, nelle sue diverse declinazioni, sia quanto mai opportuno e auspicabile un lavoro di riscrittura. La storia della morfologia urbana va riscritta, ed è con questo auspicio che, a mio parere, entrambi i numeri, il primo che è già stato pubblicato e quello in attesa di pubblicazione, sono destinati a dare un contributo estremamente significativo. Quantomeno questo da parte mia è un auspicio, e ringrazio naturalmente gli organizzatori dell'incontro e i relatori. Grazie a te, Nicola Marzotti. Io cederei subito la parola a Renato Capozzi. Mi sentite? Sì.
Mi sentite? Non mi sentite? Ti sentiamo. Allora, io vorrei essere brevissimo, ma purtroppo non sono sicuro di riuscire a essere a rimanere connesso, però provo a dire veramente pochissime cose. Parto da Purini. Purini, il professor Purini ha indagato con grande precisione e con grande, come sempre, capacità di stimolare la riflessione, il problema della forma. Le categorie che lui ha messo in campo sono categorie sulle quali dovremmo riflettere. Naturalmente anche la questione della forma urbis è una di queste. Non concordo però su una sua interpretazione, che la riflessione che sviluppa a Venezia, a partire dal gruppo architettura, sia, diciamo, la mera trasposizione o in qualche modo il cambio di vestito, di colore, di una riflessione, di un portato che veniva dal Magistero di Sapere Muratori. Naturalmente il Magistero di Sapere Muratori è necessario per quell'elaborazione, ma non c'è una continuità. Non c'è una continuità nel senso di una completa sovrapponibilità. C'è una differenza che per me va rimarcata sempre. L'architettura della città, il modo di guardare all'architettura della città di quel gruppo è un modo sincronico, non diacronico, non evolutivo. Cioè, nell'idea di Rossi e dei suoi, diciamo, colleghi, Monino, Rossi, tutta la scuola di Venezia, ma non solo quella, l'architettura si dà in una fase, diciamo, sintetica, non in una fase evolutiva. Il tipo non è un processo, non è una condizione di niente, ma, come dire, una forma stabile. Ecco, questa, diciamo, è una considerazione che secondo me va rimarcata, ma non per stabilire differenze o priorità, per capire che nel campo dello studio della forma ci sono due atteggiamenti fondamentali. Uno, su base storicistica, che è quello che viene dalla storia, dalla scuola di Muratore, su base, diciamo, organico-storicistica. E un altro, strutturalista, se volete platonico, che riconosce nella forma, nella sua costituzione, un momento di sintesi, che quindi non è necessariamente riconducibile in un ambito di continuità. Ecco, questo credo che sia parte del discorso sulla morfologia e il discorso sulla forma, che, come ha detto bene Alberto Ferlinga, la scuola italiana può rivendicare come un campo di studio e di riflessione ineguagliato. E il ragionamento che fa Esposito e i caratteri distintivi della nostra elaborazione di pensiero filosofica, ma anche architettonica, perché l'architettura è la forma del pensiero, credo che avvalorino questa possibilità di individuare filoni diversi, di guardare alla forma, ma tutti interessati alla forma. Questo mi pare il carattere distintivo. Vi saluto da Budapest e vi ringrazio. Se sono stato troppo lungo, mi scuso. Buona serata, grazie. Grazie Renato, hai rispettato perfettamente i tempi. Bene, non penso ci siano ulteriori interventi, sono Nicola Scardigno, diciamo, chiuderò questa tavola rotonda in maniera molto breve, era un po' quello di, diciamo, fare sintesi tra gli interventi. Evidentemente mi concentrerò sostanzialmente su un aspetto, ovvero il rapporto che è emerso un po' dai contributi interni alla pubblicazione e dai contributi dei relatori di oggi, il rapporto tra la conoscenza e la morfologia urbana, gli studi di morfologia, perché penso sia un binomio inscindibile. Cioè, noi studiamo la morfologia urbana sostanzialmente da architetti per produrre una conoscenza. Questa è una conoscenza, secondo me, ma appunto, come hanno già ripetuto molti, una conoscenza che non, come dire, anticipa, che non previene, che non è strumentale, ma corrisponde all'esercizio del progetto. Quindi è già una conoscenza proiettata anche
alla comprensione e all'aggiornamento delle forme che determinano le trasformazioni della città. Se vogliamo, è una conoscenza che ha in nuce già quindi una condizione di creatività, una condizione, diciamo, inventiva, una capacità inventiva dell'architetto, una creatività, una condizione inventiva che, come ricordava Gregotti, deve basarsi però su dei fondamenti, quindi non è arbitraria. Il punto è oggi capire questi fondamenti a cosa corrispondono, fondamenti che forse hanno perso anche le certezze, come diceva Matteo Ieva, che una volta anche la città aveva, e sono dei fondamenti che si sono fortemente compromessi, sono stati fortemente, come dire, investiti, inficiati da delle tematiche che la città contemporanea anche pone. Faccio riferimento ad esempio al concetto di città metropolitana, ormai investe la nostra nazione, quindi una città che si basa su una dimensione che è un'altra rispetto anche a quella del passato. Bene, penso che questi fondamenti inficiati da queste nuove questioni diventino, per parafrasare un testo, il titolo di un Casabella di Gregotti, i nuovi terreni della morfologia, cioè la morfologia deve muoversi su alla ricerca, diciamo, di questi nuovi fondamenti, cioè deve trovare una sua posizione all'interno di queste nuove condizioni che la città, diciamo, pone. E qui chiudo con un parallelo che mi sembra pertinente, anche perché indaga uno dei terreni anche prediletti di questo concetto di morfologia, che è la linguistica. Ernst Jünger, in un bellissimo saggio, Foglie e pietre, all'interno intitola un capitolo Elogio delle vocali, dove riconosce alle vocali il ruolo di polpa e quindi il ruolo di componente che di volta in volta deve animare la parola e quelle consonanti, a cui invece lui riconosce il ruolo di ossatura strutturale. Bene, penso che gli studi di morfologia debbano oggi, diciamo, trovare un nuovo ruolo a quelle vocali che costituiscono la parola e quindi al territorio, rapportandola, per risignificare anche quella parte dura, quella parte resistente di cui si parlava in precedenza, che corrisponde alle vocali. Io ringrazio tutti per diciamo, aver partecipato a questa presentazione. Non so, ridò la parola al professor Strappo eventualmente per chiudere, e nulla. Grazie ancora.